Terzo pomeriggio di lavoro, e sono veramente felice e onorata che anche questo pomeriggio eh, siate stati così numerosi. Ecco, questo veramente per noi, per me personalmente, è qualcosa di la, vo... la vostra presenza è preziosa perché è proprio eh, il segno, ecco, di una fiducia che ci avete dato. In questo percorso e che è, diciamo, è l'inizio del percorso, non è il terzo pomeriggio finale, ma è, è proprio l'inizio di questo percorso di lavoro che dovremo fare insieme se vogliamo ecco, lanciarci verso una dimensione più moderna. Eh, del turismo. E, mh, io saluto tutte le persone che sono state insieme a noi in questi tre eh, pomeriggi e tutte le, le new entry. Soprattutto poi ci tengo a salutare gli assessori del comune di Acquaviva, di Grotta Mare e di Cupra perché comunque ci stanno seguendo in questo lavoro. E, mh, magari può sembrare anche banale, ma eh, cioè il fatto che altri colleghi, che altri comuni siano eh, Uniti con noi in questo percorso di lavoro è importantissimo. E, e quindi niente, oggi si apre questo pomeriggio in cui verr verranno trattati gli argomenti che, che in, negli altri due pomeriggi abbiamo approfondito: accessibilità, sostenibilità e innovazione. Ognuno ha un portavoce che poi ehm, ci, ci introdurrà dentro il lavoro del pomeriggio che ha vissuto insieme al proprio gruppo e che dire grazie e continuate a stare con noi perché questo è, sarà decisivo grazie allora. grazie assessore allora l'invito all che abbiamo fatto prima agli altri assessori lo raccogliete adesso o alla fine diteci un po' Lorenzo Lorenzo Questo si sente, scusate, mi sentite. Ah, eh, no, questo non sente. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere rapidissimo. Ah, c'è cioè anche l'assessore di il presidente del consiglio. E, m, questi incontri organizzati dal comune di San Benedetto, ma. Uh, sempre con il coinvolgimento, anche come diceva l'assessore Campanelli, di noi altri. De... Dei comuni limitrofi che già si sono uniti in questo progetto che stiamo portando avanti: eh, Speedit, eh, che ha avuto anche un seguito. Il primo è un progetto guidato come capofila da San Benedetto, il secondo sempre in uno spirito di collaborazione eh, da Grotta Mare, ma che coinvolge anche appunto Ripatranzone, Acquaviva, Cupra Marittima, Massignano, Monsampolo del Tronto. Quindi un bel pezzo del territorio costiero. e Siamo aperti. Anche a nuovi, nuovi coinvolgimenti, ce lo, lo auspichiamo. Eh, vuole rappresentare l'occasione di iniziare, di ricominciare, non perché in passato non ci sia stata una collaborazione su questi temi. Un uh, percorso comune, un percorso che è quello che deve portare, a nostro giudizio, a una DMO, cioè una struttura strategica che si occupi eh, a 360 gradi di accoglienza, e per quello che è consentito anche nelle more della legge. Nazionale che assegna questa competenza alle regioni anche di promozione, ma abbiamo visto già con il primo incontro eh, come poi questi temi si intreccino molto spesso: eh, fare accoglienza e anche fare promozione, viceversa. E poi non ci dobbiamo neanche soffermare tanto sulle etichette che mettiamo, sulle, sulle parole con cui confezioniamo eh, le cose, ma dovremmo lavorare più sui contenuti. Io chiudo dicendo che. L'impressione eh, che ho avuto in questi anni, eh, seguendo politicamente la questione del turismo nel mio comune e confrontandomi con i colleghi, è che o facciamo un salto eh, di qualità nella nostra mentalità da parte pubblica, ma anche da parte degli operatori privati e mh, raggiungiamo realmente un'unità di intenti che supera anche alcuni egoismi e facciamo anche il punto su quello che siamo e su quello che vogliamo essere, scremando molte delle eh, delle questioni che emergono tante volte nelle riunioni eh, senza colpevolizzare nessuno, però a volte si fanno anche tante ipotesi fumose, poco concrete, si si crea eh, una lista della spesa infinita, dovremmo decidere su quali pochi obiettivi concentrarci, qual è la nostra vocazione, probabilmente farlo anche eh, hanno fatto i tavoli, concentrandoci su, su alcuni aspetti come l'innovazione tecnologica, come la sostenibilità ambientale, eh, che è diventato un argomento cruciale, ci bussa eh, alla porta tutti i giorni. Lo abbiamo visto col cambiamento climatico eh, o con la giornata di oggi, che è, enorme, che è caldissima mh, per i miei standard, eh, e ancora sull'accessibilità, eh, perché ci sono tanti segmenti di turismo che. che eh, dalle persone con disabilità alle persone eh, che poi l'accessibilità è anche qui un mondo a 360 gradi da affrontare. Tutto quest tutti questi temi richiedono una struttura che veda secondo me un ruolo principe dei privati, nel senso che, e lo dico a discapito di, di, di quello che potrebbe essere il mio pregiudizio ideologico, io penso che questo è un settore che è guidato dai privati. E quindi ci vuole un'assunzione di responsabilità. Il pubblico può fare da supporto, può fare da appoggio, può indicare linee guida, ma non deve essere un, visto come una controparte e come semplicemente un erogatore di servizi a chiamata dopo che hai pagato la tassa di soggiorno. Il punto, io sono sempre molto schietto, eh. e secondo me dobbiamo tutti crescere, lavorare su un terreno di, di unità, Questo, questa è una prima occasione anche per formarci, lo dico io per primo perché ragioniamo, comprendiamo tante cose, lo dobbiamo fare rapidamente perché poi i frutti si vedono, eh, l'ha detto bene D'Angelo nel primo incontro dopo anni e dobbiamo cercare di non sfilacciarci perché già la presenza è stata nutrita io tante volte mh, mi penso che lo ripeto anche con gli interlocutori che ho nel mio comune che eh, dobbiamo anche cercare non soltanto di occuparci di tante piccole questioni minute ma dobbiamo anche ragionare su cosa saremo tra cinque anni dieci anni questo è uno sforzo che ci chiede impegno ma senza non se ne esce grazie Grazie Assessore. Uh, intanto segnaliamo anche che il, il gruppo dei, diciamo, delle, della parte amminist di amministratori che fanno parte di, questo, diciamo, di questa rete di cui eh, il, il vice sindaco di Grottammare ha parlato si è allargata perché c'è anche Stefano Fraticelli del comune di Patranzone e quindi siamo praticamente quasi al completo come compagine eh, di, questo, di questa rete momentanea di territori che si candidano, speriamo subito, a essere DMO. Ehm, partiamo, partiamo perché è forse è utile, scusami Stefano, avevamo detto a tutti quanti magari intervenite L'assessore Spaccasassi si è. l'ho prenotata per la fine, aggiungerò anche te. E, quindi io darei la parola a, Massimo, a Mauro Alfonsi, che ovviamente è il riferimento per il Comune di San Mento Tronto per quanto riguarda il turismo. E poi tornerà a me per far partire il discorso delle, delle relazioni da parte dei portavoce di ogni singolo gruppo che come ha descritto eh, stesso, eh, Lorenzo Rossi eh, erano sostenibilità e accessibilità. E innovazione Mauro, a te nel frattempo, di Cancini, abbiamo notizia. Va bene, si collegherà più tardi, ci cioè, ha detto perché adesso non riesce. Allora, innanzitutto, grazie a tutti per essere qui, per essere anche oggi così numerosi. Eh, vedo facce che non ho visto gli, i giorni precedenti, quindi questo. Ci fa molto piacere, vuol dire che la percezione del lavoro che abbiamo intrapreso eh, sta crescendo. Sta crescendo non solo nel nostro territorio, perché anche eh, diciamo, a livello regionale stanno in tanti stanno guardando con occhio curioso e attento eh, questo percorso che abbiamo intrapreso. Eh, fa parte quello che stiamo facendo in questo ciclo di incontri che abbiamo fatto, oggi è la terza data, fa parte di una serie di azioni che sono tutte coerenti tra loro, che abbiamo intrapreso negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo, in maniera diciamo più impattante e massiccia, però sono tutte azioni coerenti che guardano a un unico obiettivo, quello di... Uh, creare una destinazione turistica organizzata per questo territorio, se ne è parlato sempre tantissimo, delle potenzialità inespresse di un territorio che uh, ha fatto fatica finora a fare sistema. Mi perdonerà il presidente dell'Associazione Albergatori Muzzoni se prendo a prestito un, uh, un esempio che ha fatto l'altra sera in sede di commissione. Grazie. Il nostro territorio è un mosaico, un, mos un bellissimo mosaico, che però facciamo un puzzle, giusto? Che cos'era un puzzle? Che però facciamo fatica a mettere insieme perché ci manca la foto iniziale che ci dà l'ordine dei pezzi da mettere insieme. Quindi noi stiamo cercando di fare questa cosa, di fotografare il nostro territorio e fotografarne la prospettiva, sempre in chiave sostenibile, accessibile e innovativa. Detto ciò, eh, lascio la parola a Sergio, poi dopo alla fine vedremo anche i passaggi successivi, perché la domanda che ci è stata rivolta più spesso è stata sì, ok, va bene, tutto bellissimo, ma poi si riuscirà a portare avanti questo percorso, si riuscirà ad arrivare all'obiettivo? Già la vostra presenza qui costante nelle tre, in queste tre giornate ci incoraggia e ci dà grossa fiducia, ma riusciremo a portare avanti questo obiettivo soprattutto se sarete voi, voi ad essere insieme a noi, ovviamente, ad essere ambasciatori di questo, di questo messaggio, di questo obiettivo e, e quindi... Penso che poi a quel punto nessuno potrà fermare questa quest'onda di progresso. Lascio la parola a Sergio per l'illustrazione diciamo, di quello che andremo a fare oggi. Grazie. Allora, siccome Mauro ha parlato del fatto che ci sono tra noi delle persone che eh, forse hanno partecipato alla prima data, non alla seconda, o qualcuno che si affaccia oggi a questo, a, questo, a questo workshop, in due secondi riassumiamo proprio per grandi linee cosa è successo. Allora, noi praticamente nella prima giornata abbiamo, avuto, ehm, abbiamo ascoltato eh, la relazione di un direttore di un'azienda di promozione turistica della zona di, Dolom di Dolomiti-Paganella che praticamente ci ha spiegato come sono loro destination management organization, come l'ha detto in italiano correttamente, una destinazione turistica organizzata. E lì abbiamo capito come si strutturano queste vicende, anche perché a livello nazionale così ben dichiarate, così bene volute, addirittura con un... Loro hanno presentato un Future Lab, cioè un laboratorio di quello che devo mettere in cantiere per il futuro. Quindi significa che loro svolgono attività, le monitorano e le rilanciano con senso di innovazione. Abbiamo capito, diciamo, quale potrebbe essere, la metto così, il l'esempio da seguire chiaramente con un processo sartoriale per scenderlo sul nostro territorio questo è accaduto la prima, nel primo giorno dove poi con l'aiuto del professor Temperini della Politecnica delle Marche e del professor Guido Capanna-Pichet dell'Università dell di Urbino abbiamo comunque completato la descrizione e analizzato questo aspetto nel secondo incontro Ehm, dopo aver ascoltato l'intervento assolutamente molto coerente con i nostri temi, ma soprattutto molto spronante dalla parte di, ehm, della Fiorelli del ISNART, che è l'Istituto del, del Turismo ehm, della, delle Camere di Commercio Italiane, ci siamo riuniti in tre stanze dove eh, con una distribuzione che devo dire assolutamente molto trasversale. Eh, c'era la stanza dove abbiamo parlato di sostenibilità, la stanza dove abbiamo parlato di accessibilità e la stanza dove abbiamo parlato di innovazione. Il lavoro è stato anche bello, lungo, eh, proficuo, come vedremo, perché comunque si è protratto anche per due ore. E devo dire che ehm, per quanto mi riguarda, avendo fatto il facilitatore della stanza di sostenibilità, poi dopo magari i colleghi parleranno per, per le altre stanze, eh, devo dire che la partecipazione è stata... Eh, molto, molto, molto sentita e devo dire anche profondamente eh, partecipata, eh, abbiamo tirato fuori che poi il ruolo del facilitatore era quello proprio di come dire, schematizzare questo, questo lavoro, abbiamo tirato fuori un sacco di stimolanti eh, indicazioni che come avevamo detto all'inizio della giornata diventavano ehm, indicazioni sullo scenario futuro. Lo scenario futuro che analizzeremo oggi perché eh, come è stato detto la volta scorsa, noi abbiamo no ogni gruppo ha nominato uno o più portavoce che racconteranno a tutta l'assemblea presente, racconteranno quello che è emerso in ogni singolo laboratorio e lo faranno chiaramente sotto il vigile controllo dei partecipanti a quel gruppo, sperando che Ehm, nella sintesi che loro riproporranno, nel racconto che loro faranno, non abbiamo dimenticato nulla, un po' vigileremo pure noi, però siamo già sicuri per la scelta che abbiamo fatto, per la fortunata scelta che abbiamo fatto di portavoce, che non mancheranno di indicare tutte le cose che sono state dette. Ehm, mentre avverrà questa fase, quindi avremo eh, intanto l'invito li, li ad avvicinarsi al tavolo, cominceremo con la sostenibilità. Eh, io li chiamo per nome perché eh, eh, non posso fare diversamente per, per vicinanza e per collaborazione. Cominciamo con la sostenibilità. Quindi, i primi portavoce, perché sulla sostenibilità abbiamo due portavoce, sono Pietro e Caterina. Dopodiché, sull'accessibilità ci sarà Niccolò, e per quanto riguarda l'innovazione, c'è Nicola. E quindi, cominciando da loro, una cosa che vedrete anche per non perdere il filo del discorso, siccome loro fanno una presentazione studiata ma comunque a braccio, nello schermo. Nello schermo Mauro vi, progette, vi proietterà una schermata eh, di sintesi. La vedete adesso? Guardatela. Eh, è andata, sta andando. Oh, non adesso, scusa un attimo. E, che succede? Perché non cambia pagina? Oh, nella schermata, man mano che loro diranno delle parole chiave. Voi le ritroverete nella schermata, verranno aggiunte nella schermata, che ci fanno un po' da promemoria. Però nel momento stesso in cui troverete questa roba, e vi invito ovviamente a, a leggerla, a guardarla, sappiate che poi le schermate le faremo vedere anche in più momenti, perché finite le tre presentazioni si aprirà una sessione nella quale noi cercheremo sulla, sulla, su quello che viene detto. Uh, adesso dalle varie parti apriremo un dibattito perché ci saranno probabilmente due cose importanti da fare: cercare di concentrarsi e capire nelle tre, nei tre laboratori se sono state delle cose che sono state o uh, dette in entrambi o che sono punti di contatto tra di loro per cercare di segnare appunto questo filo conduttore del percorso, perché il filo conduttore poi capirete alla fine di questo confronto in che maniera lo costruiremo e che cosa diventerà sia da un punto di vista della conclusione di questo lavoro, ma che la conclusione di questo lavoro rappresenta l'inizio del lavoro prossimo per il quale, come diceva Mauro, noi vi mostreremo una serie di... Ehm, titoli di quello che faremo, li chiamiamo così, ma in realtà sono dei veri e propri a, nuovi appuntamenti ai quali eh, vi inviteremo a partecipare. Eh, io eh, rimango sempre, siccome ho i miei eh, portavoce vicini, io rimango sempre a tiro perché poi con loro, e vedrete anche gli altri colleghi che faranno questa cosa, cercheremo di... Di, di stimolare, è chiaro che una cosa che vi diciamo di fare, anzi che vi mi invitiamo a fare in questa fase, però chiaramente alla fine della, della, loro, uh, della loro presentazione. Se ci sono, mentre loro, quando loro hanno concluso la spiegazione, lo faranno quindi, lo faremo per laboratori. Mettiamola così. Se avete delle domande, alzate la mano alla fine, noi diremo: Ok, adesso possiamo accogliere le domande. Fate le domande, alle domande rispondono loro. Quindi c'è questa parte qua, che io tra l'altro non avevo detto a loro, perché chiaramente me la tenevo per me, però serve anche per, come dire, facciamo una parola del nove, no? Mettiamola così. Quindi mi fermo qui, andiamo avanti. Quindi finita questa parte, arriverà eh, Mauro, è già qui, quindi eh, sarà da facilitatore per Nicolò che si è seduto qua e che verrà poi, a, ci raggiungerà, e successivamente Guido Capanda pichet eh, si eh, affiancherà a, a Nicola. Eh, si, partiamo. Eh, Piet, oh, meglio ancora. Caterina e Pietro, Sostenibilità. Ci siamo. Allora, buonasera a tutti. Intanto, io volevo eh, ringraziare innanzitutto l'assessore Campanelli, i Sergio. Trevisani, Mauro, eh, Mauro Alfonso Guido Capanna Luca Olivari e l'università che ci ospita perché per la prima volta sono riusciti a fare una cosa che si è sempre tentati di fare, ma non si è arrivati mai a questo punto: cioè unire operatori, politica, eh, amministratori, cittadini, per cercare di far partire questo discorso. E quindi, questo significa che la politica e i tecnici hanno capito l'importanza del momento delicato che il turismo sta, sta vivendo e perciò di questo io penso che come gruppo dovremmo sia importante ringraziarvi. Ringraziare non è mai semplice, credo. Non è mai facile ringraziare. Allora, per quanto riguarda il, il laboratorio sostenibilità, noi ehm, abbiamo diviso in vari, in tre focus, giusto Caterina? il focus mitigazione, il focus sostenibilità socio-economica e il focus ambiente e tecnologia. Eh, siamo partiti da un, un assunto principale, cioè la domanda che ci siamo fatti è, quali, qual è quali sono le fondamenta sulle quali basare la costruzione di, questo, di questa DMO. Le fondamenta secondo noi sono nella, nella certificazione, cioè noi dobbiamo dare un'identità a questo uh, a questa creatura. Cioè c'è un territorio che si unisce per varare delle politiche turistiche di promozione e di unione, però dobbiamo subito, immediatamente capire chi siamo. E l'identità ce la creiamo certificandoci, cioè dotando questa DMO di una certificazione legata alla sostenibilità. Che ahimè, dico ahimè perché quello che assistiamo tutti i giorni nel mondo lo, lo certifica abbastanza bene è un, uh, un argomento è l'argomento la, principe del nostro, del nostro del periodo che stiamo che stiamo vivendo quindi dare innanzitutto un'identità e far capire al mondo esterno chi è questo territorio e come si identifica credo che sia la base, la base di partenza per iniziare a fare un tipo di, di ragionamento eh, buonasera eh, condivido quello che ha detto lui sul ringraziare per la bellissima opportunità, eh, però passo subito alla questione della certificazione. A integrare che la certificazione, per chi non lo sa, magari tanti lo sanno, ma non tutti, che non è solo il riconoscimento di un percorso, ma quello che è importante è quello che ci sta dietro, cioè l'aver fatto delle scelte eh, di tipo sostenibile che sia legato a tutti gli aspetti della sostenibilità, di sapere dove ci si trova e di impegnarsi a un miglioramento continuo. E questo è sicuramente un aspetto importante. Eh, poi un altro argomento che è emerso durante la discussione riguarda la mobilità sostenibile. Eh, questo sia a vantaggio del turista, cioè di incentivare ehm, di un tipo di mobilità eh, di, di trasporto eh, più a livello pubblico e di mobilità dolce. Questo è a vantaggio sia diciamo, del turista ma anche del, degli abitanti di un territorio perché alla fine se viene decongestionato è eh, a vantaggio di tutti, anche dei cittadini. Altri due punti che sono stati evidenziati nel, nel laboratorio e nel focus eh, riguardante la mitigazione sono il consumo, la necessità di porre maggiore attenzione concreta al consumo di suolo zero e il discorso sulle energie rinnovabili, che sembrano dei eh, punti scontati, però dare per scontate le cose non è, mai, non è mai utile, secondo me bisogna ripeterle più e più volte anche a un pubblico molto attento come voi, eh, la, la creazione di, di una DMO non può che far bene a eh, garantire quanto del poco di suolo che è rimasto non venga alterato, non venga eh, violentato e questo per il nostro gruppo e per eh, la maggior parte dei componenti che ne facevano parte è risultata una parte estremamente importante come la rinascita. Del verde nelle città laddove di verde non ce n'è più o di verde ce n'è troppo poco. E, e così come il discorso sulle, sulle energie rinnovabili, cioè la forza di un gruppo, che è una DMO in questo caso, ma in generale la forza di un gruppo è l'unione degli intenti e delle idee, può far sì che una cosa talmente scontata oggi, come quella delle energie rinnovabili, di cui anche i bambini sanno eh, discutere però venga messa, venga messa in pratica sia dalla parte eh, pubblica e quindi l'aumento e la dotazione di eh, strumenti che diano la possibilità di essere energicamente indipendenti anche per, per i comuni, ma soprattutto da parte dei privati, cioè il coinvolgimento su questo argomento del, della parte operativa, tecnica eh, dei privati nel, nel capire l'importanza delle dell energie rinnovabili nella... Discorso di percorso turistico, ma anche nella gestione delle, delle, proprie, delle proprie aziende. Oh, okay. Scusate. È ah, ehm... una questione prettamente tecnica, perché stiamo, abbiamo fatto beh, delle slide, quindi vi invitiamo a parlare adesso di ambiente e tecnologia e dopo. Quindi scambiamo un attimo i due temi per renderli coerenti con quello che vedono in immagine eh. sulle slide loro. È rendere la cosa più facile, lo eh. no, dico, ti per ti rendere ti la ti cosa ti sempre ti più facile. Certo, allora, no, è bello così. sappiate che ma, è portato alla lamentela. No, politica. ma No, è scherzo, dai, <ride> ma no, che è già complessa la, la situazione. Ma, per... ah, mischiamo pure le carte. Allora, ambiente e tecnologia. <ride> no, mi poi... ero preparato tutta la cosa, per Sergio. No, per favore. Allora, la, su ambiente e tecnologia, una, un punto che è venuto fuori è la conservazione della biodiversità. Io eh, stamattina, riflettendo su questi punti, ho pensato: ma che c'è da dire su, sto, su questo punto? È talmente tanto scontato che però non si fa, cioè fondamentalmente non è. Ripeto, come le energie eh, rinnovabili noi ci riempiamo, noi è un plurale Maestatis, non noi partecipanti di questo tavolo, ci riempiamo la bocca sul discorso della biodiversità, però poi alla fine quelle le azioni che mettiamo in campo per rispettarla, per rinnovarla, per produrla eh, non, sono, non sono abbastanza e eh, lo dimostra eh, 10 mm di pioggia in più che, che cadono. quindi... Eh, per noi questo discorso della DMO, la creazione di un'entità di un così importante, significa veramente mettere a fuoco, con, mettere a terra delle pratiche necessarie per il territorio di protezione e di conservazione della, bio, della biodiversità. Perché tutto quello che si è fatto fino ad oggi, a mio parere, a nostro parere, non è assolutamente... Non è assolutamente abbastanza. Quindi il fatto che ci siano più operatori, più teste, più interlocutori che si concentrino eh, in, maniera, in maniera baricentrica su questo, su questo tema, che è uno dei temi fondamentali per lo, per lo meno del nostro, del nostro focus, riteniamo che sia una cosa realmente importante. Un altro aspetto su cui ci siamo concentrati e che abbiamo evidenziato è quello dell'educazione ambientale, cioè di sensibilizzare sia i turisti che i cittadini su, su tutti gli aspetti ambientali, eh, perché anche i turisti diventano vero dei cittadini temporanei e conoscono eh, sia le ricchezze eh, dal punto di vista ambientale, ma ne a riescono anche a, 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 diciamo, a, a avere un impatto positivo sull'ambiente stesso. E, eh, non so se a questo punto si può introdurre però io direi di sì un altro argomento che è venuto fuori un po' eh, diciamo fuori dal focus group è quello del volontarismo ovvero di un'attività di, un di eh, utilizzare eh, diciamo utilizzare tra per virgolette però eh, far venire volontari eh, ambientali eh, per, che, che per loro può essere un'esperienza un di tipo eh, appunto un turismo esperienziale e che possono può, portare come volontari in attività eh, diciamo proposte che può la, la DMO può proporre. Tra l'altro questo discorso, scusa, sì, Caterina, il sì. discorso del volonturismo eh, potrebbe essere in ottica di divisione. Eh, di prosp eh, prospettica, una, una nuova forma di una forma interessante di, di turismo alternativo e legata alla destagionalizzazione perché sì. pensare di eh, organizzare delle eh, iniziative legate al volontariato, che siano legate al mondo dell'archeologia o al mondo della pulizia dell'ambiente o mh, a qualsiasi altro tipo di, di forma di volontariato. A nostro parere significa anche individuare un, un diverso target da raggiungere, così come individuare anche dei momenti, perché noi parliamo sempre di eventi e li leghiamo a qualcosa che sia eh, spettacolare, che sia giocoso, che sia divertente, ma invece eh, ci, ci sono va tanti vari tipi, tante varie forme di. Eh, di eventi e di iniziative, e questa del volontariato, che secondo me è un qualcosa che anche qui viene sempre considerato scontato, ma non lo è, e lo vediamo in momenti delicati in cui i volontari vengono i volontari vengono ehm, coinvolti o si coinvolgono da soli, quanto il mondo de del volontariato sia largo Quindi pensare al volonturismo, che è una parola eh, molto bella, come una forma di eh, cambio di target, perché i volontari possono essere giovani, ma possono essere anche. È eh, a 360 gradi, ma soprattutto pensare a delle iniziative dedicate in particolari momenti a questo tipo di, di attività. Per noi, questa è educazione ambientale, ma è anche un nuovo modo di fare turismo nel, nel territorio. Sì. Ritorno un attimino al discorso della conservazione della biodiversità perché, nel discorso della conservazione della biodiversità, è uscito anche il, um, il focus sulla gestione intelligente dei flussi turistici. Uh, una parola a me l'inglese non è che piace molto perché noi abbiamo la lingua eh, più bella di tutte. Quindi parlare di oltreturismo, di overturismo oggi è anche qui sembra assolutamente scontato, ma non sappiamo bene che cosa sta succedendo. L'overturismo sta provocando eh, degli ingenti danni anche sull'ambiente, sulla sull Biodiversità. Perché, se noi pensiamo che in una piccola spiaggia di 10 metri quadri, eh, che questa piccola spiaggia sia affollata, che è un particolare ambiente da tutelare, è affollata da centinaia e centinaia di turisti giornalmente, questo va ad impattare in maniera fortissima sulla biodiversità e sull'ambiente stesso. Quindi è chiaro che nella conservazione della biodiversità, Attuare delle politiche di gestione intelligente dei flussi turistici significa anche tutelare la biodiversità stessa, oltre ad avere dei dati e delle informazioni che potranno poi servire per fare altre, altre iniziative. Ovviamente questo è già un tema che la sostenibilità ha analizzato, ma che sappiamo, ci rendiamo perfettamente conto, che non è un tema... Soltanto del tavolo di sostenibilità, certo, sì, no, vabbè. ascolteremo più avanti altri nei tanti tavoli che richiameranno questo tema. Chiaramente, analizzandolo da un altro ulteriore punto di vista, o meglio, ancora un altro aspetto che va considerato. Poi, un altro aspetto che è stato, diciamo, di cui si è discusso in tema di biodiversità, di tutela della biodiversità, è ovviamente il parco marino. Eh, questo perché eh, non, non si può solo proteggere, eh, cioè, vivendo in un ambiente di mare, la protezione del mare dovrebbe essere la cosa principe eh, da, da, da portare avanti, da, sia nei suoi risvolti, tipo proprio di tutela della biodiversità, e, e anche a livello turistico. L'avere un parco marino, ovviamente, ha un, una risonanza anche dal punto di vista economico, perché si creano nuove opportunità di lavoro. E anche perché eh, il marchio proprio di, di, di un parco marino eh, valorizza eh, tutti i prodotti del territorio eh, che sono adesso legati. Prima di tutti, la, la piccola pesca, ovviamente. Passiamo alla sostenibilità. Sì. Sì. Ok, adesso passiamo alla sostenibilità socio-economica. Eh, il primo aspetto che abbiamo pensato è quello eh, di valorizzare il riciclo delle materie prime e, e la tutela delle, de, del, del, mh, delle risorse, ecco, risorse, eh, delle risorse. Eh, ovviamente anche eh, diciamo in chiave di riduzione. Eh, del eh, di riduzione a monte della de, de, de produzione di, di rifiuti o di impatti ambientali in generale. Quindi lavorare sia sul, sulla riduzione di quello che è alli, eh, de, la produzione di, di, di rifiuti o comunque di, di, di consumo di energia, quello che è consumo di acqua, consumo di risorse in generale e anche di ottimizzare. Eh, quello che poi, comunque sono inevitabili. le, le produzione di, di rifiuti, ecco, e quindi abbiamo un sistema di economia circolare. L'altro punto che, che è emerso riguarda lo sviluppo di un'architettura un sostenibile, che è un po' eh, legato al discorso del, del consumo di suolo zero e dell'energia rinnovabile. Anche questo, a nostro parere, è un eh, argomento eh, sul quale la DMO deve e può operare in maniera, eh, in maniera molto, molto forte, perché eh, intercettare fondi che permettano alle strutture ricettive, ma anche agli stessi comuni, di eh, potersi rinnovare in tal senso, e, e qui mi riallaccio al discorso della, della certificazione che evidentemente pretende anche che il territorio e le strutture siano in una determinata maniera, Ehm, con dei, degli interventi di riqualificazione ad hoc mirati sul risparmio energetico, sul risparmio dell'acqua, sul coinvengimento degli ospiti in determinate pratiche di riciclo e di riuso, sui prodotti locali o eh, provenienti da agricoltura, agricoltura biologica, credo che sia eh, di, di, di fondamentale importanza. In questo la DMO... Eh, può fare molto di più di quanto può fare ogni singolo ogni singolo ogni singola persona ogni singolo ogni singolo operatore quindi anziché secondo me butto lì una battuta eh, fare in modo che gli alberghi chiudano dobbiamo fare in modo che gli alberghi si ristrutturino e diventino non solo più belli perché l'immagine ha sicuramente la sua importanza, ma sicuramente più sostenibili. E, e con questo il bed and breakfast, le, le, gli appartamenti, le case, eccetera, eccetera. Cioè tutto ciò che fa turismo oggi e che è vario e variegato. Quindi in questo c'è un discorso legato eh, anche all'innovazione, e non voglio sfociare in quella parte lì, però è legato alla domotica. Cioè, oggi noi abbiamo la fortuna di vivere in un momento in cui la tecnologia non è solo negatività cioè noi non possiamo pensare all alla tecnologia legata ai social o alla intelligenza artificiale a quanto di eh, stupido tra virgolette può essere eh, si, può fare, eh, si può fare in quell'ambito quell noi dobbiamo pensare alla tecnologia come un aiuto alla nostra attività e la tecnologia oggi è talmente tanto eh, importante in tal senso che davvero ci può dare una mano sia come operatori che come eh, comuni a migliorare il nostro lavoro rendendo il nostro lavoro molto meno impattante da un punto di vista da un punto di vista ambientale eh, posso fare semplicemente il mio esempio in una piccola in una piccola uh, struttura come quella che ho a san benedetto che però nella seconda ristrutturazione io ecco certificato la mia struttura nel 2010 quindi rendendola sostenibile in tal senso perché avevo visto che all'epoca il 4 per cento del dei turisti nel mondo si muovevano nel 2010 scegliendo strutture che avevano quel determinato tipo di caratteristiche. Oggi non ho visto la statistica attualizzata, ma penso che sia esploso no, questo discorso, quindi per me è abbastanza scontato. Nel 2021, sotto Covid, ho fatto una seconda ristrutturazione, ho stressato ancora di più il discorso della sostenibilità e ci ho aggiunto la domotica. Tutto questo per non eh, risparmiare solo economicamente o disperdere energie ma per rendere eh, effettivamente la mia struttura più sostenibile grazie all'aiuto della tecnologia che mi permette di controllare il flusso dell'acqua che mi permette di controllare l'energia che che consumo che mi permette di parlare ai miei ospiti di questa cosa e devo dire nessuno è eh, diciamo spaventato da questo tipo di, di soluzione oltre che facilitare il mio lavoro quindi eh, questo discorso dell'architettura sostenibile, di tutta l'architettura in generale, eh, è, è per noi un focus fondamentale un, su, sul discorso della sostenibilità. Benissimo, poi sulla sostenibilità socio-economica ci sembra importantissimo la, eh, il coinvolgimento della comunità locale, in modo che anche i cittadini eh, possono avanzare delle proposte e, e esprimere le proprie esigenze. E quindi proprio favorire un approccio inclusivo. E un altro aspetto importante è ehm, favorire l'equità le, le socio-economica, eh, sia dal punto di vista della parità di genere, ma anche affinché i benefici diciamo, di una DMO ricadano su tutta la comunità, eh, in, in particolare su. Tutta su Tut tutti i territori della comunità non solo quelli, eh, diciamo, del mare che magari sono turisticamente più hanno un turismo più in intensivo, ma anche sulla parte interna. Eh, e da questo punto di vista eh, abbiamo eh, diciamo anche identificato che eh, è importantissimo per la DMO eh, lavorare su una filiera corta, ovvero eh, Fare in modo che il turismo sia integrato alla distribuzione dei prodotti locali, alla conoscenza dei prodotti locali. Che può essere sia prima di tutto la piccola pesca, ma anche tutte le produzioni agricole eh, locali e eh, le attività locali che vengono che comunque vengono offerte. Ecco. Che ci sia un'integrazione che i benefici della DMO ricada anche sui territori dell'interno, lavorando proprio su un'integrazione. Ehm... L'ultimo punto di questo, di questo focus è stato quello legato alla sostenibilità economica della DMO, che anche qui appare scontata ma non lo è, e quindi eh, c'è da una parte la, la consapevolezza da parte nostra che la DMO nasce ed ha un, un iter di tempo per produrre i propri effetti abbastanza lungo, cioè non possiamo aspettarci che i risultati e gli effetti di una creatura e di una creazione del genere siano a breve termine, ma saranno sicuramente a lungo, a lungo termine come quasi tutti gli investimenti che siamo abituati a fare. Dall'altra può essere economicamente sostenibile anche tramite altre pratiche legate appunto alla, alle nuove forme di finanziamento, tipo il crowdfunding, quindi non credo che ci saranno... Eh, problemi di, di, di rendere economicamente sostenibile, come ha dimostrato D'Angelo anche durante il primo incontro, la DMO. Chiudo, credo sì. chiudere, con eh, due, due cose che anche qui eh, riteniamo molto, molto importanti: la creazione di un osservatorio ex ante ed ex post, e la comunicazione. Ehm, L'osservatorio ex ante ex post è quello che sia l'assessore Campanelli che Sergio Trevisani hanno. Cioè individuato e cioè la... fare in modo che tutto questo lavoro che noi abbiamo profuso in queste settimane non vada, non vada disperso e soprattutto che attraverso una comunicazione efficace come hanno fatto fino ad ora eh, tutti noi ma tutta, tutti i cittadini tutti gli operatori economici che non hanno potuto partecipare siano regolarmente informati su quanto sta avvenendo e sul percorso che si sta, che si sta costruendo perché se noi non ci ritroveremo questo tipo di comunicazione via mail, via sms, via whatsapp con altri incontri significa che Probabilmente ci troveremo di fronte all'ennesimo all fallimento. Non è questo il caso, però la, la, la possibilità di analizzare tutto quello che avviene dopo e di comunicarlo per noi è estremamente importante. Allora, come abbiamo detto dall'inizio, eh, adesso se ci sono delle domande, ovviamente, allora intanto domandiamo a quelli che facciano parte del laboratorio <ride> se questi signori hanno raccontato tutto quello che fu stato detto. Eh, vi risulta che ne vedo parecchi di quelli che stanno nel gruppo. Allora, Gabriele fa un pollice alzato. Emilio sono stati bravi? Ok, perfetto. Allora, quelli degli altri gruppi avete delle domande, dei chiarimenti? Eh, chiaramente abbiamo poco tempo per parlarne perché il discorso è stato lunghissimo, loro hanno magnificamente eh, sintetizzato. Però nel caso ci fosse volontà di poter fare una domanda, loro sono qui, ma con loro ci sono pure io, quindi siamo insieme. Eh, domande? Mazza quando siete stati bravi. Allora, Può anche il contrario. Sti, cioè che Non hanno capito niente. No, 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 perché, no siamo stati. Allora, sono domande? allora, se non ci sono domande, io per prima, per ultima cosa direi, tanto farei un applauso a loro perché ci hanno. Perché qua quando si fa queste cose è come terapia di gruppo, gli applausi alla fine si fanno, no? E, e quindi la, in questo, la prendiamo in questo senso. Volevo ringraziarli perché dietro questa presentazione di oggi c'è stato un loro lavoro approfondito, ci siamo visti due volte prima di venire qui, una volta online e una volta oggi in presenza. Vi ho fatto due briefing costruttivi perché avete ascoltato che è stato tutto riportato come era stato detto e sono solidissime basi per quello che faremo in futuro rimane adesso guardatevi un attimo la schermata perché adesso quella fra un po' se Mauro ritorna e tocca a lui a parlare eh, scompare eh, intanto ci alziamo noi diamo posto al tavolo dell'accessibilità dell ma Mauro è scomparso eh, quindi ah, una cosa che va andava detta è questa che questo che vedete qui lo trovate sempre nel Google Drive. Quindi se vi siete collegati, avete visto anche il resto del materiale. O ben ancora ve lo manderemo per mail. Scusatemi, ve lo mandiamo per email perché questa è la parte che vi riguarda. Allora, a questo tavolo partecipano in qualità di facilitatori, ammazza che parter, C'è cioè, ehm, il professor Temperini, eh, Luca Olivari e Mauro Alfonsi. e Io lascio il posto perché a, lui, a loro si aggiunge Niccolò, che ovviamente è il portavoce di questo gruppo e grazie ancora. Bravo, bravo portavoce serve subito due parole serve subito a ma... usare allora. eh, il parlante che ci ha sprovato un lavoro fatto con un altro lavoro di accessibilità ma mai io, tanto, mi non mi non ho dato un seggio non si è registrato ma tanto ho finito quindi prego vincolo, fate la parola. salve a tutti e allora quando abbiamo iniziato il laboratorio di lavoro e si è deciso di concentrarsi su un'accessibilità ampia, cioè andando oltre al discorso di accessibilità rivolta esclusivamente alle persone con disabilità. Per poi a un certo punto ci siamo resi conto che in realtà era il concetto di disabilità essere ampio, trattandosi della disabilità non... Di una funzione, un handicap, ma del prodotto del rapporto tra la persona, le sue esigenze, e l'ambiente in cui si trova. Quindi potenzialmente chiunque può essere disabilitato se si trova in un contesto. E abbiamo individuato delle necessità per creare un'accessibilità estesa in tre punti che sono luoghi, strutture e destinazioni, informazioni, tecnologie e formazione, e trasporti, eventi ed esperienze. Me l'hanno messo in ordine uguale. Ok, perfetto. Allora, per quanto riguarda eh, luoghi e strutture, eh, si parte necessariamente da un cambiamento della prospettiva che riguarda l'accessibilità turistica. Allora, mh, è un po' un problema Il, la percezione comune che avviene in qualsiasi luogo del turismo, che eh, va a considerare un cliente che non fa, un turista che non fa richieste di necessità come cliente perfetto che non rompe le scatole, mentre quello che fa richieste di necessità come una spina nel fianco. Questo è un problema perché... Eh, Sottintende il, il ragionamento del o ti adatti, o ti adatti. E spesso questo adattamento non è possibile, non è questione di volontà, non è questione di... è proprio questione di, eh, di determinate esigenze. Che, eh, sì. Vi faccio un esempio, un, un ristorante... Che eh, ad oggi non eh, sceglie di non inserire nel proprio menu una proposta di piatti vegan, perde tutta una schiera di clienti che eh, non vanno a mangiare fuori per, eh, non evitare, cioè per non incorrere nel rischio di dover ordinare un, un contorno posto secondo e quindi di avere un'esperienza un gastronomica inferiore. Magari a quella delle persone con cui vanno insieme a mangiare. E quindi, proprio sul concetto di accessibilità estesa. e Informazioni, tecnologie. Eh... Scusate. <ride> allora. Poi. Mh... Ah, perfetto. Così, non... così seguo la slide. <ride> ok, e. La prospettiva si può cambiare anche con l'utilizzo di dei, degli accorgimenti, ad esempio stanze di decompressione che possono servire a, a scaricare l'intensità di un ambiente, eh, baby pit stop, eh, l'accessibilità nautica e portuale, eh, di cui abbiamo eh, parlato con chi se ne occupava, tra l'altro che non ricordo il nome, e. Eh, nella DMO, da questo punto di vista qui, a mio avviso e anche avviso di chi ha partecipato al gruppo di lavoro, è da considerare come eh, una comunità presente e radicata sul territorio, che eh, riesce ad agire in modo capillare, eh, creando una rete di città e una rete di strutture sia a livello di trasporti pubblici eh, e di promozione delle peculiarità offerte dal territorio. Una, una comunità presente e radicata perché mh, quando si parla di, di accessibilità, un grosso diciamo, limite mentale che ci imponiamo è quello di eh, pensare eh, al le potenzialità delle, delle strutture che abbiamo a disposizione. E con la DMO, invece, secondo me, una riflessione che eh, aggiungo oggi, non era uscita, bisognerebbe ragionare come se il territorio avesse, ad esempio, un unico grande albergo, che se una persona non trova posto per la propria condizione, per le proprie esigenze in una struttura, possa grazie alla DMO avere la possi possibilità comunque di accedere al territorio con una collaborazione stretta in realtà comunque è anche qualcosa che è uscito cioè tu oggi lo... ti è rivenuto ma anche nel... durante il laboratorio mi pare chi c'era ci può confermare che quando si parlava appunto di rete di città e rete di strutture avevamo pensato ad esempio non solo dalla parte mm. dell'albergatore mi pare anche c'era eh il direttore del, del museo qui di... Del parla... museo del mare, sì. Esatto, che parla di una rete di musei delle varie città del territorio, come esempio di, di rete che la DMO avrebbe voluto promuovere, che come, come rete poteva favorire no, tutti insieme l'accessibilità a tutti quei luoghi e pensare a delle soluzioni comuni, magari, se sì, 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 quella fosse... Yeah. Esatto, aveva proposto delle card per l'accesso ai vari musei, ai vari eventi. E... Infatti, in una chiave di facilitare la fruizione dell'offerta turistica. Il secondo punto, tecnologia e formazione, eh, si concentra sull'utilizzo eh, di eh, tecnologie. Per eh, creare delle mappature del territorio precise, puntuali, aggiornate, che possono essere utilizzate tramite delle app che danno delle informazioni eh, dettagliate legate all'accessibilità. Ma apro una parentesi importante. E informazioni che non vanno a dire eh, un determinato luogo è accessibile o non è accessibile, ma proprio eh, si parla di informazioni specifiche e dettagliate: tipo eh, l'ingresso della porta dell'aula dell'università è 110 cm e una persona vede da sola se una carrozzina passa da quella porta, o meno se la propria carrozzina passa da quella porta o meno. Questo perché eh, scrivere semplicemente accessibile in realtà eh, va a, a sottintendere eh, un'accessibilità che magari eh, si va a scontrare con delle esigenze personali che non sono contemplate e... Poi dalla parte delle informazioni sia tu ma anche altri in pari al laboratorio parlavamo ad esempio per dare, ripetere il sì. tuo, tuo commento iniziale no? l'accessibilità più ampia l'informazione, ad esempio, si parlava degli orari dei trasporti, c'erano gli esempi del doveva esserci tot linea autobus a tot orari, in tot fermate, poi non è vero. Esatto. E quindi si parlava questa mappatura di tutta questa serie di informazioni, quindi di, no di nuovo, come Nicolò specificava, a avere una visione di insieme di tutto il territorio. E, e la stessa app, a me, io non dovrei, ma ero comunque membro del gruppo, mi ricordo quando Nicolò mi diceva, è eh, appunto l'altezza delle rampe sì no? sì 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 della, la cosa che io non avrei pensato effettivamente quindi eh, elementi molto significativi ad esempio vuole aggiungere qualcosa lo Mauro ti lascia fare anche parlando di ambienti che dopo ci sì, andiamo dopo ma quanto un ambiente fosse rumoroso no? Pensando alle problematiche sì. acustiche di rumori e quindi tutte queste serie di informazioni che e appunto vanno a rafforzare quello appena detto non che è accessibile o meno ma quali sono le caratteristiche così che ognuno possa determinare se è accessibile per lui e cosa e comunicarci cosa dobbiamo fare per renderlo a lui accessibile esattamente esattamente i trasporti eh, è un problema effettivamente avere informazioni su trasporti all'interno del territorio questa app e questi strumenti eh, dovranno gestire anche questi, questi aspetti qui e, e a questi strumenti tecnologici, da qui tecnologia e formazione, e si dovrà affiancare eh, la formazione del personale e, e sensibilizzazione dei... Dei gestori per una ricettività turistica che sia inclusiva. Mi spiego meglio. Eh, una cosa che mi piace sempre dire è che eh, all'esterno di un locale, all'esterno di un albergo, all'esterno di un'attività qualsiasi, può esserci la rampa più bella del mondo, può avere le rifi rifiniture in oro, argento, quella. però se una volta attraversata quella rampa non c'è del personale pronto ad accogliere. Che um, una, una cosa che succede spesso: arriva una persona eh, con disabilità insieme ai propri familiari amici, e amici e alla reception di un albergo, e magari quella persona con disabilità è anche il capofamiglia, e la tendenza è di rivolgersi a chi la disabilità non ce l'ha. E questo non è accoglienza, questo è un meccanismo di infantilizzazione che purtroppo deriva da una cultura che ci, diciamo, controlla il cervello, <ride> che una volta che, che, che lo scopriamo capiamo che però possiamo anche ribellarci a sta roba. E... Nicolò, tu dicevi, scusami se ti interrompo, sì, che sì, sì. il vero cambio di passo. È proprio questo, cioè eh, non considerare più soltanto l'accessibilità come il rispetto pedisseco delle normative circa l'accesso fisico ai luoghi, ma riconsiderare il concetto di accessibilità dal punto di vista culturale e quindi come forma di accoglienza a chi in qualche modo sia disabilitato in maniera permanente o anche solo temporanea. Esatto. Perché eh, nel corso del tavolo è emersa anche questa questa tematica che eh, noi mh, culturalmente ancora adesso, correggimi se sbaglio, siamo abituati a pensare al concetto di accessibilità a chi, eh, a quei soggetti che siano disabilitati in maniera permanente o che abbiano comunque delle difficoltà eh, ad accedere a luoghi, situazioni, eventi, eccetera. Invece ci sono casi, cioè il concetto ampio di accessibilità che abbiamo trattato e che andremo come obiettivo a eh, focalizzare è quello molto ampio che riguarda anche chi ha avuto un infortunio eh, magari Pensate a chi arriva in vacanza e magari è costretto ad utilizzare delle stampelle. Oppure chi arriva in vacanza che ha avuto un incidente e magari eh, non ci vede eh, bene con entrambi gli occhi. Oppure, come eh, suggeriva un'altra componente del nostro tavolo, anche eh, per esempio alle, alle, donne, eh, alle donne incinte. Cioè, sono tutte situazioni che allargano anche culturalmente il nostro concetto di accessibilità. Lo confermi? Confermo al 100%, esatto. Esatto, esatto, perché appunto... E eh... quindi un'inversione di tendenza anche da eh, parte di tutti gli operatori. Sì, 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 sì. Che devono... Eh, tutti gli operatori che eh, devono formarsi per avere a portata di mano questi, questi concetti che sono alla base del de, rimuovere de, anche le loro barriere culturali esatto. contemporaneamente grazie alla formazione esattamente, formazione è uno strumento fantastico da questo punto di vista che per, poi mh, nelle varie esperienze che mi è capitato di assistere o fare formazioni eh, la gente ne esce sconvolta eh, dicendo che hanno proprio acquisito una prospettiva del tutto nuova sulla vita quindi anche, anche una cosa molto bella e sì 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 mm. A cui appartieni, che sei una, una componente attiva che lavora costantemente verso questo tipo di uh, rimozione di barriere culturali. Sì, 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 sì eh, mi sono trovato eh, portavoce di questo gruppo anche perché si tratta eh, del mio lavoro quello di. Di portare accessibilità dove, dove, dove è possibile ma eh, diciamo che i modi per renderla possibile sono più svariati di quello che uno immagina e, e alla cultura eh, su cosa sia la disabilità su come accogliere una persona è necessario anche aggiungere eh, della cultura su una comunicazione che sia inclusiva eh, le persone con disabilità hanno scelto loro come essere definite, e altre tipologie di definizione considerate politicamente corrette come il sempre verde diversamente abili, sono eh, eh, espressioni che alle persone con disabilità non piacciono perché vanno considerando la disabilità come qualcosa di offensivo a censurare la parola. E invece le persone con disabilità dicono che non c'è niente di offensivo, c'è anche tutta una questione identitaria. E diciamo che se la comunicazione, questo elemento della comunicazione viene a mancare, si rischia davvero di eh, perdere potenziali eh, turisti con disabilità sul territorio. Quindi eh, eh, se può sembrare una cavolata, ma è molto importante. Infatti è stato molto interessante questo, questo tuo punto di vista eh, per noi che non siamo formati nemmeno noi ancora al tuo livello e quindi eh, è stato molto interessante averti parte del gruppo ed è stato interessante soprattutto per me, eh, parlo a livello personale, poi magari eh, se c'è qualcun altro che vorrà intervenire, anche dal punto di vista quando hai parlato dell'accessibilità dei disabilitati all'ambito del lavoro che hai portato anche nel campo del turismo hai portato eh, ad esempio la tua esperienza sì, giusto? Sì. vogliamo raccontare un, allora un breve quando, quando sono, so, sono intervenuto con questa cosa qui sull'accessibilità del lavoro l'ho fatto con, con un po di rabbia che eh, oggi andrò a spiegare perché c'era questo discorso della rabbia perché purtroppo succede e, e capita anche tante testimonianze di genitori che conosco che i figli frequentano ad esempio la scuola alberghiera che al momento non solo di, di, di un inserimento lavorativo ma proprio al momento di fare lo stage si trovano costretti a far fare a questi ragazzi lo stage a scuola perché le aziende rifiutano lavoratori con disabilità quando anche lì eh, e questo poi informazione verrà approfondito c'è una sorta di barriera culturale nel allora mi piace sempre raccontare l'esperienza di una spiaggia che eh, son, eh, ho avuto l'opportunità di formare a rimini eh, che ha preso a lavorare due ragazzi nello spettro autistico e eh, questo, questo signore di questa spiaggia dice sempre che eh, lui era abituato per chiudere i lettini, di, eh, cioè per chiudere gli ombrelloni, di fare tutte le operazioni sul singolo ombrellone, chiudere i lettini, là sopra e sotto, e eh, ha sempre fatto così, credeva che fosse l'unico modo e eh, ai ragazzi dava indicazioni così. Quando poi i ragazzi invece mh, si sono trovati meglio e hanno preso l'iniziativa di Prima chiudevano tutti i nombelloni, poi infilavano tutti i sacchi, poi li legavano tutti e poi eh, toglievano tutti le sdraio quella, Si è reso conto che quella era la modalità in cui a loro tornava meglio, ma che ci metteva anche metà del tempo di quella che ci metteva lui. E Quindi eh, diciamo che la più grande barriera nell'entrata nel mondo del lavoro è il... che io detesto, il, eh, la frase abbiamo sempre fatto così ecco per poter far lavorare una persona con disabilità bisogna dare fiducia alla persona con disabilità pensare che quella persona può essere produttiva solo se gli si permette di lavorare a modo suo se gli si permette di lavorare a modo nostro non c'è verso ecco questo grazie invece eh, quando abbiamo affrontato il, il sub focus eh... Relativo agli eventi, ma soprattutto alle esperienze, sono emerse anche delle suggestioni interessanti dal punto di vista quello che dicevamo prima: no, dal punto di vista più ampio, perché sì. accessibilità vale anche dal punto di vista della mobilità e quindi eh, delle, del concetto di intermodalità del, eh, dei trasporti e degli spostamenti. Esattamente. Allora, i trasporti, come già accennato prima, che hanno necessità di, eh, di più informazioni, che siano accessibili più informazioni, però anche eh, considerare considera l'accessibilità nei trasporti non solo dal punto di vista fisico-pratico, eh, ma eh, dell'ambiente tipo eh, luci forti, rumori. Mm tutte cose che eh, possono disabilitare una persona, mi viene in mente un episodio, forse lo spiego meglio con un episodio, dove ero, eravamo a Bologna con un nostro amico fortemente fotosensibile e, e era notte, eravamo su un taxi, avevamo chiamato un taxi per farci accompagnare a, alla stazione e di prassi al momento del pagare hanno questa luce fortissima che accendono improvvisamente. Questo mio amico a momenti riprende un attacco epilettico. Al che, eh, spiegato al tassista che dovesse succedere un'altra volta, è sempre meglio, perché il tassista ci ha spiegato che era per motivi di sicurezza, è sempre meglio avvertire, perché se aveva avvertito questo mio amico si era messo gli occhiali e non rischiava nessuna crisi epilettica. E nello spiegare al, tassi, al tassista questo ha indicato eh, il disegnino della carrozzina sulla vettura. Ha detto: Dice, Ma no, io sono preparato per i disabili. Ecco è questo l'errore che, che dicevo prima, che la generalizzazione che... <ride> però, <ride> e, ecco, mh, può creare un disagio saperlo. Che costa una parola in più comunicare una parola in più, dire guardate, devo accendere questa luce qui per potervi fare il conto. Ok, si protegge bella finita. Quindi, eh, non è che servono tutti questi gran cambiamenti strutturali, ma eh, alla base è la cultura maggiore che eh, porta a rendere più accessibili anche i trasporti. Eh, Poi, ah. Sì, due cose le abbiamo accennate prima. Quelle delle informazioni precise riguardo i mezzi pubblici. Sì, sì, sì. sì. abbiamo un attimo avanti. Eh, la pedonalizzazione massiccia sì, dei centri storici era stata un'altra proposta avvenuta durante oh. il laboratorio che aveva avuto varie. Una delle cose belle di questo laboratorio per me era stata la, le diverse esperienze: esatto. le diverse personalità di vari campi che sono presentate. Quindi si abbiamo spaziato anche in vari argomenti. E... Una cosa che è emersa sul discorso pedonale che mi è piaciuta tanto e che ho riscontrato effettivamente è, è sulle aree è, sia pedonali che ciclabili, e, che c'è questa difficoltà che essendo aree appunto ciclabili o fruibili con altri mezzi tipo eh, il eh, monopattino, ecco non mi veniva perché mh, e, però allo stesso tempo pedonabili, eh, pedonali, eh, c'è eh, questa eh, preferenza, diciamo, per chi si sposta con una carrozzina elettrica a viaggiare sulla strada, creando dei disagi sul traffico. Perché? Perché la carrozzina elettrica è bloccata a 6 km h Se ci fosse un problema di dovessi scansare con una bicicletta, eh, freni, che non funzionano cose, tutto quel che non ha la possibilità di scansarsi a quella velocità. Mentre... Che è una cosa un pochettino assurda questa imposizione per legge. Però arriva dall'Europa. Non... Mentre una persona che invece scatta a piedi può scattare a 10-15 km orari a piedi, invece, la carrozzina elettrica che sono le gambe a questo limite qui. Allora ecco possono essere sulla pedanile... pe... pedonalizzazione. Scusate, non mi viene la parola, possono essere eh, spunti allora. Guarda, per gli ultimi tre. Comunque, eh, la promozione delle esperienze locali, eventi culturali, comunque eh, la loro accessibilità, penso che l'abbiamo si può intendere, già da come l'abbiamo trattata nei trasporti, già no? sì. Tra esempio di rumori, di luce. Eh, L'enagrastronomia l'hai già accennata all'inizio. hai esatto. parlato anche dei, eh, dei celiaci, dei, dei vegani. L'ultima cosa con cui vorrei concludere. Perché per me è fondamentale nel contesto di queste DMO, è quello l'esempio che ci hai provato proprio tu e che anche altri del gruppo si diceva di quanti turisti, di quante persone potrebbero venire nel territorio delle DMO se fosse più accessibile, ovvero il bacino potenziale di utenti, e quindi, cioè anche dal punto di vista del, del turista, de, della maggiore affluenza la maggior accessibilità sarebbe un punto di forza. Questo, se vuoi Infatti, dirci, ecco, due parole allora, conclusive. Diciamo. All'incirca una media di 600.000 famiglie che ogni anno si ammattiscono per trovare un posto dove poter fare le vacanze, dove poter fare delle vere vacanze, dove potersi realmente rilassare. Perché la maggior parte delle famiglie, eh, i caregiver, i che fanno... Eh, che vanno in vacanza continuando a fare caregiver se invece eh, caregiver significherebbe che si, che si prende cura parente che si prende cura di una persona con disabilità in famiglia se invece eh, c'è un'accessibilità estesa come intendiamo è possibile avere la vacanza per il caregiver in un ambiente accogliente 600.000 famiglie in Italia sì. quindi poi noi andremo anche a pensare contesto estero quindi 600.000 potenziali famiglie solo in Italia grazie mille Nicolò grazie Nicolò un applauso anche a lui qualcuno ha qualche domanda in merito altrimenti passiamo al Il gruppo vuole aggiungere qualcosa no penso che Nicolò sia stato molto esaustivo bravo Nicolò grazie e lasciamo quindi passiamo al gruppo successivo che è il gruppo sull'innovazione. Accogliamo il professor Guido Capanna Pichet, 100%. il professor Luca Girardi e il portavoce del gruppo eh, Nicola Mozzoni, presidente dell'associazione Albergatano. Sì, io cercherò di essere meno esaustivo per far parlare loro. <ride> allora, introducendo questo tema, chiaramente l'innovazione una sorta di tema trasversale anche a quelli che appunto ci hanno preceduto sicuramente e infatti alcune delle diciamo delle risultanti delle, degli altri laboratori in realtà è scaturito anche nel nostro il nostro è stato un laboratorio molto vivo, acceso e Nicola chiaramente la... è stato uno degli animatori ma non solo e quindi a questo punto lascerei direttamente la parola a te e ti guidiamo noi vai dai testa. me la sento allora intanto mi associo anch'io ai ringraziamenti per, per questi incontri perché sono fondamentali e tra l'altro conosco molte facce di, di quelli che sono di fronte a me adesso e sono persone del fare, quindi questo è importante. Ecco. Quindi se riusciamo a creare qualcosa con queste persone sono sicuro che uscirà, uscirà bene. Allora cominciamo con l'innovazione. Innovazione chiaramente si parla un pochettino di tutto. No? Eh, abbiamo esplorato tanti punti. È chiaro che quando si, si ha così poco tempo per un discorso così ampio, molti sono guidati dalla propria esperienza personale, no? sono deviati diciamo, dalla propria esperienza, magari il tour operator dal, dalla parte tour operator, chi si occupa di tour virtuali, per esempio la tour duittale, io chiaramente più dall'ospitalità, però è proprio quello il bello, perché riuscire a mettere insieme un po' queste teste è un pochettino andarci poi noi, a creare il nostro oceano blu. Io non so se conoscete la teoria dell'oceano blu, però è una cosa che io vi consiglio eventualmente di studiare. Diciamo che in questo mondo di DMO, perché le DMO adesso le stanno facendo un pochettino tutti, adesso noi siamo in tempo, onestamente siamo nel, nel momento giusto, non siamo indietro come capita spesso, in realtà siamo nel momento giusto, però come noi la stanno facendo tante tante realtà, ora il nostro compito è non andarci a immergere nell'oceano rosso di tutti e cercare di creare il nostro oceano blu e l'innovazione di fatto è quello che, insieme chiaramente a tutto il resto, non, non voglio sminuire il resto, ci mancherebbe altro, è uno de degli elementi più importanti, ad avere tante teste provenienti da tanti settori diversi può fare in modo appunto di creare qualcosa di nuovo e unico. Allora noi siamo partiti da, da un'ottica diciamo di smart tourism, quindi andiamo a vedere... Un pochettino, la come immaginiamo il turismo. La domanda era come lo immaginiamo tra, nel 2030. Noi lo immaginiamo così, anche qualcosa in realtà aggiungo che lo immaginiamo subito così, ma adesso piano piano lo vediamo. Allora di sicuro riguardavamo un po' la sicurezza. Quindi, tutta la parte del ah, vedi, già, siamo già. Ah, oh no, ok, perfetto. Quindi la sicurezza cittadina, la sicurezza intesa in innovazione, quindi tutta la parte Telecamere, ad esempio, no? controllo di gestione. Ad esempio, non so se avete visto, se, forse io non so, spero anche voi, dai, l'età più o meno è simile. Eh, Perso Novinterest, c'era un telefilm una volta in cui c'erano delle telecamere che vedevano le facce e tutto. Adesso, questa qui in realtà è realtà. No? Noi, ad esempio, in albergo ce l'abbiamo: si perde un bambino, clicchiamo, mettiamo la foto e ci dice dov'è il bambino, se è nelle telecamere. Immaginate di farlo a Benedetto che effetto wow andiamo a fare con i clienti, con gli ospiti che poi vengono, ma questo ci permetterebbe non solo a livello di sicurezza, ma anche a livello di, di numeri, sappiamo dove sono le persone, quanta gente c'è, ma questo poi ci arriviamo perché abbiamo altre idee in campo. La mobilità assistita da tecnologia. È chiaro che quando si parla di mobilità qui parliamo anche di ieri, cioè non parliamo solo di oggi, parliamo di ieri. Cioè, che ad esempio le pensiline debbano essere intelligenti è una cosa che abbiamo affrontato proprio leggermente, perché è una cosa che già adesso dovrebbe essere. Cioè, se io arrivo lì, devo capire tra quanto arriva il pullman. Questo, diciamo, è la base. Quindi non l'abbiamo scritto nel 2030, perché mi aspetto che ci sia già nel 2025. Questo si collega anche ai discorsi che abbiamo appena detto, quindi come vedete appunto è il tema trasversale che... Sì, ma no, io, io ci devo mettere il carico perché certo. è il mio compito. Quindi ci metto il carico anche perché so che c'è qualcuno che ascolta che può farlo, quindi mi raccomando. E poi per qui chiaramente si, si mette in mezzo anche lo sharing che già è cominciato con la parte monopattini, però piano piano nel futuro sicuramente si può, si può ampliare. Quindi diciamo che abbiamo esplorato tutta la parte tecnologie in, uh, immerse nella mobilità assistita. Abbiamo esplorato anche la parte del monitoraggio dei consumi, quindi la, andiamo ad adottare, qui ho visto che anche Pietro ne parlava, chiaramente adesso è tutto più facile, ci sono degli strumenti che lo fanno per noi, ci sono delle società che lo fanno per noi. È chiaro che non è economico, però dopodiché ci sono dei risultati. Però appunto ne hanno, ne hanno parlato già prima, quindi possiamo andare anche relativamente più, più veloci, non che significa che non è importante, ma semplicemente perché già è stato affrontato, però anche noi lo, lo affermiamo, l'abbiamo lo affermato nei nostri discorsi. Poi si è parlato del territorio inteso come territorio del benessere. Qui mi ci soffermo un attimo perché, nel frattempo, mi è capitata anche una cosa assurda forse, non lo so. però ho incontrato, ho avuto l'occasione di incontrare per caso, in realtà, perché ero da olio a mangiare il pesce fritto. però, un tour operator americano che era venuto qui a San Benedetto e, e per caso ci siamo incontrati. Il giorno dopo, poi. Abbiamo invece fatto un incontro più, più preciso perché loro stanno organizzando, si chiamano Esparo Living, una cosa del genere, Poi andatelo a cercare, è molto carina qualcosa, loro portano gli americani per il benessere in giro per il mondo, hanno fatto qualcosa con Rio de Janeiro e per l'Italia, paradossalmente, stavano cercando la nostra zona, il Piceno. Erano partiti con Acqua Santa, quindi più per tutta la parte di, eh, termale. Sì, che io quando è venuto da me è Acqua Santa, magnifico, e io ho detto. vabbè... <ride> Che ti devo dire, io chiaramente ci ho messo il carico, sì, è, fai, è magnifico, ci andiamo sempre. Eh, sì. no, però loro vorrebbero portare dei gruppi back to back, no? Back to back significa a parte uno, arriva un altro. Si parla di 25 persone, gruppi relativamente piccoli, però parliamo di americani con un potere d'acquisto alto, elevato, che quindi porta ricchezza alla città, gente che è abituata a muoversi, però per il benessere. Quindi loro poi mi chiedevano che esperienze offrite a San Marietto riguardo il benessere. Eh, lì allora sì, a parte il lungomare che si può correre, eccetera, però sono cose che offrono tutti, è chiaro, no? Che puoi correre qui perché a Milano non puoi correre, non trovi il posto per correre a Milano, insomma non c'è. Sì, non respiri la stessa area, certo, però ci sono altre zone d'Italia, cioè non è il nostro punto, no? il nostro oceano blu, se vogliamo riprendere il discorso di prima, ecco. Quindi qui mi ci sono soffermato un attimo di più proprio per far capire che essendoci questa richiesta paradossale, magari è unica, magari non andrà in porto perché è una cosa così, però potrebbero essercene altre e noi dobbiamo trovare sempre la nostra eh, unicità, in tal senso. Le infrastrutture, vabbè, qua è un disastro, le infrastrutture che, che vogliamo dire No, non abbiamo un aeroporto, non abbiamo niente, chiaramente ci sarebbe da lavorare su tutto o perlomeno di far capire come dall'aeroporto si può arrivare qui, arrivare magari a pubblicizzarci negli aeroporti e far capire che magari lascia perdere il pullman perché in autostrada ti fermi, vieni in treno, organizzare dei treni in più. È chiaro che le infrastrutture per noi obiettivamente sono un, gr un grosso punto di... Quindi, Dolente, diciamo. in, in pratica il discorso era appunto utilizzare le tecnologie per colmare almeno temporaneamente alcuni gap, soprattutto in determinati momenti dell'anno. Quindi ottimizzare appunto quello che c'è, la ferrovia, la strada, l'autostrada, eccetera. Esatto, tipo vi piacciono e, i treni, venitevi a sentire sul le lungomare. I ciclabili da non sì. trascurare, perché appunto anche quelle sono comunque infrastrutture a tutti gli effetti. E quindi la tecnologia mm. proprio come sorta di hub che in qualche modo interviene anche eh, sulle infrastrutture esistenti per ottimizzare sì assolutamente o perlomeno di farle ah, apprezzare è un parolone però di, per farle accettare di più ecco questo, questo sì sì tra l'altro una volta un mio cliente venne, noi siamo proprio dietro la ferrovia non so chi conosce il nostro albergo però è proprio lì attaccato la ferrovia e lei aveva la camera lì io subito un attimo ero un po' in tensione fa no ma mio figlio ama i treni e sei felicissimo di sentirli, fortuna perché quella la camera è quella vabbè poi siamo andati avanti, siamo andati avanti sognando un pochettino di più, no? un po' come diceva Oscar Wilde, no? sogna come se dovessi vivere per sempre. Ecco, noi abbiamo sognato, quindi è chiaro che quello che vi dirò non è detto che è una cosa che sia realizzabile, quindi è chiaro che poi parliamo in pochissimo tempo, quindi non, dopo è chiaro che magari per chi è dell'altro gruppo dice eh, vabbè ma quando mai ci riusciremo? Vabbè, intanto lo sogniamo, poi vediamo, vediamo quello che si riesce a fare. Siamo partiti dal digital twin, il digital twin io non so se voi conoscete che cos'è, in realtà è un, un gemello digitale, non è una cosa così semplice, è una cosa veramente molto molto complessa, non è semplicemente avere il piceno a portata di, di app, cioè quindi vedi lì c'è cioè Ascoli, ok, Ripatranzone, San Benedetto, Grotta Mare, Cupra e vedi cosa si può fare lì, in realtà il digital twin... Va ad incrociare dei dati di intelligenza artificiale, dei big data, va a incrociare dei sensori che andrebbero messi in città e va proprio a creare un gemello virtuale su cui si potrebbero fare delle analisi, delle previsioni. Ad esempio, io voglio aprire via Lombroso, no? grossa cosa che dobbè, si dovrebbe fare a San Benetto. Che cosa porta? Questo riuscirebbe un pochettino a darci delle soluzioni. Si parla di qualcosa che è un sogno. A Singapore l'hanno fatto, parliamo di Singapore. Qui lo stanno facendo a Genova. però ecco, sì, è un sogno. però perché non sognare? È una cosa che si potrebbe fare. Si potrebbe fare. È una sperimentazione. Sì, no, sì. Ne, ne parliamo dopo. Sì. Una parte di, di questo sogno sta per arrivare. Eh, vabbè, però io non lo so, vedi, il mio è tanto. No vabbè però io, io lo butto lì poi dopo anzi a maggior ragione vedi vi ho, dato, vi ho buttato l'esca adesso quindi potete abboccare. No vabbè questo qui, questo qui è, vera, è, un, è un argomento veramente molto complesso la, la, perché detto così Digital Twin sembra invece fare semplicemente un, un sito su cui riportare tutte le, le cose che si possono fare, no, il Digital Twin è proprio tutt'altro, va proprio a ragionare con dei dati reali e l'intelligenza artificiale va a creare delle simulazioni, si può prevedere oh, guarda che sta piovendo così tanto, occhio a quella zona perché potrebbe succedere questo, se si parla veramente qualcosa di qualcosa di alto livello che arrivarci sarebbe veramente un sogno. Dopodiché siamo andati un po' meno, eh. abbiamo visto anche qualcosa di diverso, abbiamo visto i tour virtuali, i tour virtuali sicuramente sono, sono importanti, sono già il, il presente, se voi, non so se chi è stato di voi al TTG, però già al TTG, ad esempio se andavate sullo stand della Costa Crociere vi metteva il visore e vi faceva stare già dentro la, la Costa Crociere, questo vi, ci può essere utile sia come promozione all'estero ma sia come esperienza qui, qui direttamente in zona, quindi immaginiamo un giorno di pioggia e negli hotel abbiamo questi sensi, guarda, non ci puoi andare più in Ascoli, purtroppo piove, quando piove da noi è un casino, però non ti preoccupare, ti ci portiamo noi in un altro modo, no? E proviamo con questi tour virtuali, oppure ci sono tante altre implicazioni che si possono, su cui utilizzare appunto tutta la parte di tour virtuali, la parte dei ricordi digitali della cultura, perché non dimentichiamo che comunque sia il turista eh, è molto, molto legato alla cultura territoriale. Se noi soprattutto andiamo a vendere il piceno, la, la cultura territoriale è il nostro plus, quello che noi possiamo vendere. Non guardiamo tutta la storia da Ascoli in giù, ma anche l'arte culinaria, la stessa arte, su cose su cui noi potremmo potremmo andare a lavorare. Si creano quindi questi ricordi digitali che poi il cliente è pure portato a condividere, che la condivisione poi di fatto sarà il nostro marketing, perché il passaparola è ancora tuttora uno dei, de, degli elementi di marketing più, più importanti per noi. Guida digitale, chiaramente andiamo a fare anche tutte le parti di, di guide digitali fate conto che ormai il QR code è già antico quindi non si parla più di QR code se passo di fronte al manuento lavorare, lavorare, lavorare subito il cellulare mi dice oh guarda che questo Nespolo lo ha fatto perché l'eccesso di lavoro quindi non è per non farvi lavorare no? però immaginate guarda la storia ad esempio vabbè, adesso ho preso quell'esempio proprio perché quando io lo vado a raccontare che magari accompagno i, i miei ospiti magari farci un giro in bici e gli racconto la storia di quella frase loro rimangono a bocca aperta perché a primo impatto si sembra no? appunto Adesso beh, non ci soffermiamo troppo su quello, però un, uh, un inno al non lavorare, no? quando invece è tutt'altro, no? è un inno al godersi la vita. Ecco, farglielo capire a un turista che magari è in un. Uh... Un bed and breakfast non è l'esempio giusto, però in una casa vacanze, no? quindi dove non c'è personale, perché nel Bed and Breakfast c'è chi lo racconta. No? Invece nella casa vacanze non c'è, scende, vede quel monumento e dice, mamma mia, quando si lavora proprio. Cioè, poi se poco, poco poco è di mercoledì che gioca la samba e vede tutto lo stadio e dice quando si lavora. San o non... non si lavora. No, vabbè, però a parte gli scherzi, ehm, è sicuramente importante avere delle guide digitali oltre alle guide, chiaramente il rapporto umano è una cosa che non si, non si abbandonerà mai, però ci sono diverse tipologie di turismo, quindi il rapporto umano è una cosa che sicuramente servirà sempre, però questo serve. Totem e app virtuali, abbiamo chiaramente eh, affrontato anche questo, questo argomento. Immaginate di avere questa applicazione anche con l'intelligenza artificiale. In questo momento sta piovendo, io lo apro. Lei già conosce me, perché già lo sappiamo, no? mentre io parlo, Google da voi sta prendendo, Facebook sta prendendo. Probabilmente, appena uscite, vi proporrà un totem da comprare, è sicuro. No? Ecco, voi immaginate che io arrivo lì, io ad esempio ho tre bambini, arrivo lì, cavolo, piove, Nicola, non ti preoccupare, la nostra applicazione dice, guarda, puoi andare boh, al Play Planet, vai al Play Planet perché c'è qualcosa, lì lo stanno organizzando, vai al Museo del Mare perché il Museo del Mare sta organizzando qualcosa di veramente importante gra grazie appunto a questa applicazione che conosce me, sa che ho bambini, quindi non mi manderà mai a, 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 in una spa, ad esempio, perché sa che io non ci potrei andare. È chiaro che... Questo è un sogno, però non è un sogno così irraggiungibile, è una cosa che si fa, si può fare tranquillamente. La digitalizzazione della journey, journey della, um, il check-in, il check-out, ecco questa qui ci ricolleghiamo un pochettino al rapporto umano. È una cosa che bisogna fare, quindi tutta l'esperienza del, del cliente può essere digitale, senza dimenticare che alcune cose non si riescono a farle digitali, però ad esempio... Chi lavora molto molto con i bambini sa che i genitori di bambini piccoli il digitale gli interessa fino a un certo punto, il check-in è un momento importante per parlarci e confortarli, soprattutto i bambini che fanno le prime vacanze, Va vanno confortati in un certo modo, un'intelligenza artificiale non ce la può fare, perlomeno non adesso, perché l'empatia è una cosa che, che non hanno i computer, però detto questo c'è un 80% di turismo che invece lo vuole e noi dobbiamo essere pronti su questo. Gamification tour è un, uh, un punto importante. Tra l'altro c'erano due persone che lo facevano nel, uh, nel, nostro, nel nostro gruppo e quindi è stato ancora più interessante perché avevamo degli esempi pratici. Il gamification riesce a far capire, a fare dei tour giocando. Il geocaching è un, uh, è un esempio, quindi una sorta di caccia al tesoro, con uh, digitale chiaramente, quindi non devi dare nulla, e... E va a scoprire tutta la parte del territorio. È stata fatta su Samareletto, però si potrebbe fare su tutto il territorio vicino, questo senza, senza problemi, e ci, ci sarebbero sicuramente dei buonissimi risultati. Anche nell'ottica di. Qui andiamo ad accogliere Scusate, soprattutto per il target delle generazioni Z, che sono comunque differenti, e dobbiamo andare a cogliere anche le esigenze di ogni turista che ha nelle varie. Nei vari scaglioni d'età età del, de, degli apprezzamenti diversi e, e vanno comunque attratti con uh, soluzioni diverse, tipo il gamification, che funziona molto su quella generazione oggi. Assolutamente, io vabbè evito, non, cioè, volevo evitare di fare un po' di esempi sul, sulla mia parte, sul, sul mio business primario, però noi di gamification, per esempio, abbiamo visto, abbiamo notato che nessuno più legge il non lo me, come il diciamo il, il foglio che diamo all'inizio. Per in hotel per dire tutti i servizi che abbiamo no? cioè, ci sono quattro piscine quindi vai a trovare tutta la piscina è. e non lo leggevano l'avevamo trasformato in digitale peggio mi sento, nessuno lo leggeva quindi il QR code non lo guardava nessuno abbiamo un'applicazione che praticamente fa numeri imbarazzanti nonostante diciamo scaricatela e l'anno scorso mi sono reso conto che al pagamento, veniva la gente. ma, ah, ma perché c'era un'altra piscina dietro? E ho detto, eh, sì, signora, eh, però, dai, cavolo, me lo potevate dire, però, con tanti clienti non ce la fai a dire, non... perché, dai, è una colpa mia, però, non ci siamo riusciti. Allora, che cosa ci siamo inventati? Un gamification da di fatto, Allo, al check-in, io lavoro solo con bambini. Al check-in diamo una busta con una caccia al tesoro in cui devono andare a scoprire tutto l'albergo e alla fine hanno un premio, una cavolatina, gli occhiali da sole, insomma, o oh, una cavolatina, e hanno così scoperto l'albergo. Sono tutti, tutti felici, con un qualcosa di niente, non costa nemmeno costa un euro, quindi. Parliamo, parliamo di niente, immaginate di farlo nel Piceno, che cosa che cosa può, può nascere? Può nascere sicuramente qualcosa di, di interessante, anche nell'ottica di destagionalizzazione, perché è vero che noi lo facciamo in stagione, però vanno a scoprire delle, delle aree, delle zone, dove poi si possono proporre esperienze per periodi diversi, che possono essere il bike, che possono essere la raccolta delle olive, vai vai... Tutto poi, questo parla della customer experience, quindi creare dei touch point dove i clienti vadano a fare questo check in per imparare un po' il territorio e quindi li accompagniamo. Poi sono loro che viaggiano e fanno questo check in in questo touch point, quindi eh, per seguire il discorso è molto importante guidare o comunque lasciare una guida dove il, il potenziale turista possa fare questo percorso. Sì, assolutamente, Quindi, e ci dà appunto un'arma un in più anche nella destagionalizzazione. Dopodiché siamo andati un po' più sul management, sul management miri... Mi riallaccio un attimo, faccio una digressione un attimo a quello che ho detto prima. Che io vedo molte persone del fare. Ecco, questo è importante. Quando creeremo questa cosa, che io sono sicuro che si creerà, dobbiamo avere l'intenzione che chiunque entra è per dare qualcosa. Se qualcuno vuole entrare per prendere, secondo me è bene che esca da subito perché è, è, è l'approccio sbagliato. Ecco, noi dobbiamo entrare dentro a questa organizzazione, creare questa organizzazione per dare qualcosa. Dopodiché, il ritorno sarà per tutta la città e di conseguenza anche per i business. Che ci sono anche qui dentro. Questa è una piccola eh, decrezione. Abbiamo parlato un po' di come può essere gestito questo, um, questa DMO, questo, questo territorio, e partendo chiaramente, questo è abbastanza ovvio, da una piattaforma aggregata del territorio. Immaginate di avere appunto questa app, può essere una piattaforma, comunque sia, in cui vanno a convogliare. Tutte le informazioni che chiaramente devono venire dai comuni o chi per loro, perché se no cominciamo a far fatica a popolarla, perché poi dopo il rischio è quello: dobbiamo avere persone che popolano una piattaforma, perché se la piattaforma sta lì e senza niente comincia ad essere difficile. Immaginate di avere tutti gli eventi. Faccio l'esempio degli eventi, ma si può fare su tutto che sono lì, ad esempio io faccio sempre l'esempio di Ripa, perché Ripa fa un festival della magia molto carino, io abito lì vicino, fa un festival della, della magia molto carino, immaginate quindi che in quel momento avendoci questa piattaforma noi possiamo, la DMO può bloccare tutto il resto, cioè non andare a creare eccessivi altri eh, eventi e focalizzare tutto su Ripa in questo caso, quindi andiamo a creare delle navette, guardate signori, io che lavoro con i bambini, bambini magia è proprio il mondo loro, dico guardate che qui c'è questo festival, se vi va la navetta vi passa a prendere a quest'ora e noi andiamo lì e, e spingiamo Ripa anche perché Ripa che, che anche perché se io immagino il sindaco di Ripa no Luciarini mi viene da me e dice nicola ma io che ci faccio con la DMO non gioi alberghi a Ripa quindi che, perché devo farlo no lo fai perché noi con questa DMO ti spingiamo tutto quello che tu vuoi spingere è chiaro che deve essere un qualcosa di livello adeguato è noi adesso, ad esempio, io organizzo le Ragnoliere. Le Ragnoliere è una cosa che non va messa nella parte turistica, no? Chiaro che gli eventi che devono essere scelti devono essere scelti degli eventi di livello. Non, non dico di livello, ad esempio, Vasco Rossi, no? Ma dico qualsiasi cosa si fa, deve essere un qualcosa che, appena arrivi, respiri aria elitaria. Perché, detto, so che molti di voi non lo pensano sicuramente però in realtà è un, è un turismo elitario, è un turismo di, di medio-alto livello, non è, non è un, un turismo di basso livello, è, i dati poi eh, ne possiamo anche parlare, però in realtà chi ha da spendere San Benedetto la prende in considerazione, quindi chi pensa che non è vero in realtà no, eh, c'è molto mercato a livello di, di, di famiglie, soprattutto altospendenti, quindi cominciamo a puntarci per, ragionando noi, cioè se noi non pensiamo di essere di alto livello, è chiaro che gli altri non lo penseranno mai. Quindi io lavorerei su questo. Dopo che abbiamo affrontato questi, i prossimi tre punti, sono, io li metterei tutti insieme, perché di fatto vanno un pochettino tutti insieme, che è la parte dei dati. È un po' la parte più noiosa, però non esiste marketing senza dati. A noi ad oggi, Samneretto non ne ha di dati, a parte quelli che vedete delle presenze, che sono dati obiettivamente inutili per chi, per chi fa turismo, noi servono dei dati qualitativi importanti, per fare questo è chiaro che sono gli hotel che devono condividerli con un'entità terza, quell'entità terza potrebbe essere la DMO, è chiaro che nessuno condivide dei dati personali con altri hotel perché è chiaro che c'è anche un minimo di concorrenza, ora io non credo nella concorrenza, stai bene detto, però un minimo per scambiarsi i dati è chiaro che è un po' più complesso, però c'è bisogno di un'entità terza che poi vada a raccogliere i dati, in primis per riuscire a fare marketing. Qui è un pochettino, in realtà è tutto collegato a quello che abbiamo parlato, ai dati, perché poi di fatto chi fa marketing lo sa, se non, se non si ha i dati non si ha nessuno. Immaginate di dire, ok, uh, quest'anno giugno, obiettivamente giugno, le prime, i primi 15 giorni sono andati male, ok, l'anno prossimo non vogliamo rischiare di fare questo, andiamo a fare promozione, ma a chi? Chi è venuto l'anno scorso a giugno? Famiglie? Adulti? Bambini? vecchi, anziani, chi, chi, chi è venuto, da che regioni sono venuti a giugno, cioè dove andiamo a fare questa promozione, non lo sappiamo, ve lo dico già, la risposta non c'è, non lo sappiamo, però per noi sarebbe fondamentale. Immaginate quanto è facile, chi di voi fa marketing, chi di voi fa, eh, lavora con i social, sa benissimo che andare a essere chirurgici in queste cose è facilissimo, cioè tu dici va, prendimi solo la Lombardia e lui ti prende solo la Lombardia. Però se la Lombardia è sbagliata, gliel'hai detto tu, è sbagliato, quindi non, non otterremo i risultati che vorremmo. Con i dati, questo è un esempio banale, eh, però poi in realtà potremmo arrivare molto, molto più a livello quasi di intelligenza artificiale. Però quindi diciamo che il marketing, per quello che poi ci si lega, eh, deve essere tutto guidato dai, dai dati. Non possiamo fare marketing a caso, questo è, è fondamentale. Il real time è, è più un pochettino... Eh, più, un po' più complesso, nel senso che è proprio in tempo reale. Quindi, chi c'è adesso, perché questo perché può aiutare? Può aiutare per capire la tipologia di turista che abbiamo adesso e come farla girare all'interno della nostra DMO, offrendo a loro le esperienze più giuste. Perché l'effetto wow per noi resta. Uno degli elementi più importanti per la fidelizzazione. Il turista che viene e si annoia non tornerà. Il turista che viene e dicevo, oh, cavolo, però questo non lo sapevo che c'era. Cavoli, complimenti, bravi. Tornerà magari l'anno prossimo perché si aspetta altro. E noi chiaramente solo grazie ai dati riusciremo, riusciremo a, fare, a fare questo. L'identità di territorio, quasi finito, eh? questa era la parte un po' più lunga. L'identità di territorio, chiaramente parliamo di un'identità che noi. Allora, non è vero che non abbiamo, ce l'abbiamo, tutti noi sappiamo che è il picano. Io non credo troppo nei campanilismi, cioè, o meglio, sì, a livello calcistico sì, ci mancherebbe. Io sono il primo però. I, I, a livello business, a livello territoriale non ci sono, non, credo, non, non ci credo tanto, a livello politico non lo so eh, non, non, non so dirvelo, però non credo e, però ecco, noi dobbiamo creare quell'identità di territorio, vi faccio un esempio del, del Salento, il Salento, quando è emerso il Salento, questo parliamo di 6, 7, 8 anni fa, ormai 10 anni fa forse uno dei motivi principali io parlai con alcuni albergatori del Salento era proprio che il Salentino, non so se voi avete fatto l'università fuori o comunque se avete vissuto un po' fuori il Salentino che sta fuori lo porta qua al Salento cioè dice voi dovete venire il pane è il più buono è loro cavolo ci avrà il pane loro cioè tu, è tutto meglio in Salento e dai e dai questo ha portato a un incremento insieme a tante altre cose però un incremento tale tra l'altro che poi adesso c'è stato un decremento, innanzitutto i prezzi sono cresciuti, la gente si è stufata di stare in fila in autostrada, entra nel traffico, quindi in pochettino c'è stato un decremento perché non erano pronti, quindi parliamo di due cose differenti, in questo caso parliamo dell'identità territoriale. Quanti di voi invece Fuori avete sentito qualcuno del Piceno dire: Oh, venite nel Piceno perché mamma mia, è magnifica, no? È più, più facile il contrario. Dici, ma che ci viene a fare? Lo vedi, lo vedi, lo vedi online a ogni, a ogni cosa che esce, anche su GTA o su Riviera, oggi la nuova Riviera, insomma, dovunque leggi sotto i le tesi Ma no, ma lascia perdere, ma infatti, che ci devi venire a fare? Ma perché noi non lo vediamo. Io una volta feci un esempio a mio figlio: mio figlio ha otto anni che camminiamo sempre a testa bassa, ma voi provate a camminare sul lungomare a testa alta? Ma quanto è bello! Cioè, ma è bellissimo e il turista lo fa, cammina e vede tutte quelle palme e dice che è bello, torna e dice che è bello e tu dici, ma come? Perché noi guardiamo le buche, noi guardiamo per terra, noi guardiamo solo le buche, però se guardi in alto dici, no, qui stiamo in un posto magnifico. Ecco, noi dobbiamo un pochettino rinforzare l'identità territoriale, e qui ci vuole una mano, perché è chiaro che non lo possiamo fare noi albergatori, perché siamo proprio la persona, le persone un po' meno viste. Non siamo viste proprio benissimo, quindi non siamo noi le persone adatte a farlo, però c'è cioè chi, chi lo può fare anche qui, qui dentro. Vacanze scolastiche, calendario cattolico e festività nazionali vanno anche qui insieme, perché è chiaro che noi dobbiamo andare a studiare sembra una stupidaggine, però in realtà è importantissimo. Noi dobbiamo andare a studiare i nostri paesi target. È vero che non lavoriamo tanto con l'estero, però non, nì, nel senso dipende. Chi sta sul mare magari ci lavora meno, ma chi sta un po' più all'interno è un, un mercato che c'è, è florido e funziona, e funziona bene. Noi dobbiamo andarlo a prendere, a prenderlo con i giusti interessi. Qui lo, parliamo sia per quanto riguarda il marketing, se dovessi andare a fare una promozione in Olanda non, non sarei così sicuro di promuovergli il mare, sarei più propenso a promuovergli la bicicletta, le colline, cosa può fare, perché l'olandese, il mare è una cosa in più. Però in realtà quello che vuole fare... È altro. In questo caso le vacanze scolastiche vi faccio un ultimo esempio e poi chiudo. E, ad esempio il nostro periodo peggiore no? storicamente è la settimana tra luglio e agosto. Ma la settimana tra luglio e agosto in Svizzera è vacanza. Allora dobbiamo investire, ad esempio, sulla Svizzera. E io ci ho provato, ci abbiamo provato, è chiaro che eh, ci vogliono fondi importanti, eh ci vogliono, no, ci vogliono fondi, fondi importanti non è facile quando si va lì si apre pure però quando si va ad attaccare un mercato che adesso non è tanto florido ci vogliono dei e a volte si pensa anche che se sono troppi lasciate perdere cioè, se, se per acquisire un turista svizzero ci vuole più di quanto di fatto ti porta è, è giusto lasciarlo perdere adesso la Svizzera non è l'esempio giusto però se dovessi fare un esempio della Norvegia è chiaro che non andrei mai a fare un business sulla Norvegia Bene detto tutto? lo so <ride> più o meno molto molto esaustivo sì. aggiungerei solo che chiaramente oltre alle strutture ricettive a un'organizzazione diciamo, che arriva direttamente dal pubblico ovviamente è fondamentale all'interno della, DM, della DMO la partecipazione di chi Fa guide di chi fa esperienze in barca, di chi fa trekking, di chi fa accompagnamento in bicicletta, chi fa esperienze in una cantina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una delle attività prossime che faremo è sicuramente quella di creare una sorta di censimento di tutte le possibilità che questo territorio offre, è per territorio in senso esteso. Quindi, vogliamo effettivamente censire tutte quelle che possono essere le possibilità di, di esperienza. A 360 gradi quindi non guardiamo solo al turismo in senso lato ma vogliamo guardare all'enogastronomia vogliamo guardare alla cultura vogliamo guardare allo sport vogliamo sostanzialmente andare a pescare tutte quelle occasioni che ci portano verso un'esperienza di benessere e quindi mi ricollego alla persona che in questo caso l'ha citato durante il laboratorio che in pratica riesce eh, vista diciamo una vista d'insieme questo approccio sicuramente può fare la differenza e ci aiuta a identificare l'identità di questo territorio anche da questo punto di vista. Non sono cose che appunto a proposito di Oceano Blu e Oceano Rosso che altri territori non fanno. Bisogna essere capaci di farlo meglio. Ecco. Esatto. Per lo meno ci dobbiamo provare, perché sicuramente ci sono delle attività che si possono fare solo qui. E quindi di conseguenza partire da quelle per riuscire a gestire tutte quelle che possono essere i collegamenti. Poi il famoso collegamento mare montagna, quello ci arriviamo. Eh, <ride> Prima o poi ci arriveremo. Però in questo caso, di nuovo, l'innovazione la tecnologia ci può aiutare tantissimo. E come ho detto in apertura, mh, ricollegarsi anche ai due temi principali con cui abbiamo lavorato, diciamo, durante i laboratori. Scusate, io mh, riguardo alla. Quando abbiamo toccato il tema dei dati, se possibile, tre minuti da spendere per quel progetto. Il progetto che è. Eh, esatto. Va bene. Fatto. Oh, vai. Eh, eh, probabilmente vi siete stancati di sentire gli altri parlare, ma adesso tocca a voi. Quindi adesso potete mettervi comodi e dirci delle cose. Allora, avete visto. In che modo lo riconduciamo alla vostra capacità di aver partecipato a questo laboratorio, ma un po' anche la metodologia che abbiamo adoperato ci ha tirato fuori un sacco di cose. L'avete visto, no? Magari a Mauro gli do gli chiedo la, la cortesia di fare una mentre, mentre io dico alcune cose: di fare una carrellata un po' di quello che avete visto. Sono venute fuori una marea di cose. Chiaramente erano due ore per tre, sei ore di lavoro, un'enorme eh, quantità di suggestioni, ehm, soprattutto. Quello che vorrei dire, perché poi Nicola lo ha detto anche l'ultima volta nell'ultimo intervento, è che questo è un processo di visioning, cioè non dobbiamo per forza metterci in testa che quello che abbiamo scritto si farà o non si farà. Noi dobbiamo avere l'ambizione di, di ragionare in termini di verifica se queste cose ce le abbiamo nella testa e poi successivamente se ce le abbiamo anche nelle corde per poterle fare e poi magari le realizziamo qui ci sono tanti soggetti cioè l'idea principale è che questa, questa DMO nasca da un pattenariato pubblico privato quindi il privato mette del suo, il pubblico mette del suo poi magari ci sono le cose che vengono, ci, verren, ci verranno meglio e cose che ci verranno peggio allora siccome stiamo girando queste tre tematiche come Mauro ve le sta mostrando ovviamente le facciamo velocemente io aprirei a questo punto Proprio la sessione plenaria vera, perché avete ascoltato tutto questo che ho detto, per capire un attimo se anche attraverso delle domande, potremmo anche come dire, far girare il microfono per raccogliere la domanda e aspettarci che i portavoce diano una risposta. Con noi chiaramente come facilitatori al fianco, e, per vedere se ci sono ancora delle, diciamo, de, dei lati ancora in ombra di quello che abbiamo messo in campo. E, dopo di questo. Eh, andiamo, faccio un, un piccolo indice dell'ultima parte dopo di questo noi faremo vedere un calendario e commenteremo un calendario di quello che faremo, quello che ho detto all'inizio no? questa è la fine di un inizio quindi vi faremo vedere come prosegue questo percorso e, mh, non abbiamo notizie di Garancini che sarebbe il nostro eh, tutor riguardo all'ICC però eh, questa fase la facciamo con assoluta, eh, no, da parte nostra disponibilità, domande Uh, commenti, uh, affermazioni, uh, anche critiche, ovviamente, uh, diteci quello che avete uh, cosa vi ha sollecitato, cosa vi ha solleticato questo percorso. Allora, nome nome attività, come Sì, allora io mi chiamo Carlo Santini, era solo una notizia in merito alle infrastrutture, quella storia del fatto che non ci sono collegamenti tra queste zone e poi gli aeroporti. Dalla la settimana scorsa c'è stata una notizia che l'ENAV ha autorizzato la prima U-Space, io mi occupo per fare i miei tour di utilizzo dei droni, ha autorizzato la prima U-Space che è una zona riservata per il trasporto dei droni su spazi fino a 120 metri di altezza a San Salvo, a Chieti, cioè Amazon comincerà a fare le consegne con i droni. Non so se la sapete. La cosa interessante è che invece negli Stati Uniti allo stesso momento hanno iniziato i primi voli sperimentali di aerotaxi con i droni. Sembra una cosa folle, ma in realtà eh, il passo che c'è stato adesso, la, le, le zone U-Space sono state attivate dalla comunità europea a gennaio del 2023 e l'Italia è la prima. Quindi i droni non sono come gli elicotteri, nel senso che vanno molto veloci e volano a altezze molto basse e sono molto più economici. E non è escluso che nei prossimi mesi, quindi si tratta sempre di eh, vedere le cose in una prospettiva un po' chiaramente di un anno, eh, però considerando come stanno andando le cose nell'ambito dei droni è una cosa che bisognerebbe prestarci attenzione, perché trasportare dall'aeroporto di Pescara a un'altezza di territorio che è molto bassa, quindi senza grossi problemi, non è escluso che ci possano essere... Aerotaxi molto veloce, anche per questa cosa qui, solo questa. E poi facciamo anche gaming, no? Cioè la, la gente ci va perché eh, si diverte, no? Eh, tutti corrono sulle zipline, immagina farsi un trasferimento da, dalla stazione all'albergo con un drone, perfetto. Grazie La notizia. Eh, buonasera a tutti, sono Nazareno Straccia, eh, sono San Benettese di nascita, ma praticamente non ci ho vissuto mai. E ho avuto modo di confrontarmi per il mondo, eh, diciamo. Ho vissuto in diversi paesi nel mondo e, e quindi, diciamo, io partirei con una considerazione facendo un bagno di umiltà: nel senso che prima si è detto, ma perché la gente non viene a San Benedetto, eccetera, eccetera. Penso che non ci rendiamo conto del gap che c'è con altri paesi anche soprattutto dal punto di vista sociale due numeri i danesi le donne danesi hanno cominciato a votare nel 1915 la prima donna onorevole ministro è del 1923 è chiaro che questi paesi hanno maturato delle esperienze prima di noi sono più avanti di noi e, e quindi diciamo eh, questo gli va riconosciuto a cominciare dal DMO il primo DMO a Copenaghen è stato formato nel 1972 nel 2001 hanno convertito il vecchio DMO nella Wonderful Copenaghen Wonderful Copenaghen che ha diciamo avuto il riconoscimento mondiale sulla sostenibilità. Quindi diciamo, questi sono dati oggettivi che dobbiamo tenere presente. E quando parliamo di dati, non c'è solo il dato che misura l'albergo o comunque le strutture ricettive. Benvengano certamente, eh, ma quello è un dato che abbiamo in casa e che ci dobbiamo gestire. Ma ci sono anche i dati, soprattutto quelli che ci servono per fare marketing verso un paese target, che noi disconosciamo totalmente. Ecco, faccio un esempio: conosco bene la Danimarca perché ci ho vissuto parecchi anni. Allora, un danese non verrà mai ad agosto da nessuna parte al mondo perché ad agosto loro lavorano le scuole a Copenaghen o in tutta la Danimarca sono aperte quindi devono andare a scuola tutti gli uomini e le donne in età non pensionati diciamo chiaramente andranno in vacanza negli altri mesi soprattutto a luglio giugno ma mai ad agosto. Ad agosto ci vanno solo gli italiani in vacanza in Europa. Quindi voglio dire, conoscere le abitudini, la cultura di un popolo è essenziale per fare un marketing mirato e ottenere diciamo, dei ritorni. Io mi sto occupando per il comune di San Benedetto del Digital Twin, con cui noi potremmo misurare una marea di dati, una marea di cose, ma se non conosciamo la cultura di un popolo, e di come attrarlo è inutile, è inutile. Cioè, dobbiamo pensare quello che vogliono loro, come lo vogliono loro. Un danese è un paese di mare, c'è cioè 500 isole, quindi figuriamoci il mare. Ma voglio dire, se gli dai la bicicletta, la mountain bike e, e parecchie bottiglie di birra. Probabilmente riesce ad attrarlo molto, ma molto di più piuttosto che gli dici: C'ho il museo del mare, perché non gliene frega niente. Ecco. Allora, conoscere diciamo, le, le, questi, questi, questi paesi in maniera che diciamo, riusciamo a fare delle politiche mirate è, è essenziale. Anche questi sono dati che dobbiamo acquisire in qualche modo. Grazie. Sì, sì, certo, quando abbiamo parlato di vacanze Siamo scolastiche forse d'accordo con te Quando parliamo di vacanze scolastiche potremmo aggiungere ovviamente o comunque vacanze da lavoro questo è un dettaglio che giustamente noi cercheremo di, di perfezionare Allora Mauro, qualcun ti vedi qualcun altro, altro che... che desidera intervenire? Mazza, è piaciuto tu? Oh sì, Eleonora Buon pomeriggio, sono Eleonora, eh, Magesta per la gestione sanitaria del turista e posso riportare quello che è successo ieri sera in Guardia Medica. Mi viene detto di andare in Guardia Medica per conto di un turista, vado a vedere quello che è descritto momentaneamente la Guardia Medica è trasferita nella sede della Guardia Medica Turistica. Questo è un disservizio. Lo possiamo cambiare da qui a 5 anni, sicuramente. Ma mi viene detto, guarda che è stato pubblicato su un giornale, io ho tempo di vedere tutte queste notizie, sono bombardata di notizie dalla mattina alla sera, quindi una tecnologia, un'innovazione che permetta a determinati target di avere le notizie che gli servono, i feed, quelli che sono delle notizie mirate, cioè non mi serve sapere quello che ha fatto l'influencer, mi serve sapere quello che sta succedendo a Sametto del Tronto, così che io possa intervenire prontamente e dare un servizio. Altra cosa, passeggini, non ce ne sono uh, uh, um, all'ospedale San Metto del Tronto. Ok, accompagno un ragazzino di 11 anni a fare uh, un, um, un ingresso, Una, um, viene rilasciato dalla sala Gessi e nessuno che lo può accompagnare alla macchina. La madre, che non è italiana, ma che ha un polizio assicurativa tutto quanto, viene qua e non sa nemmeno lei più perché viene qua, perché chiaramente c'è un disconforto totale. Lei praticamente mi dice: eh, Guarda, l'ho dovuto caricare in braccio alla macchina. Quali sono i rischi? Che poi inciampare, si rompe la braccia pure la mamma. Ok, questa cosa che è successa ieri sera davanti alla guardia medica. Poi mh, io ero completamente stanca, stravolta, no, non può essere. Me l'ha detto quella della Croce Rossa di andare qua alla Guardia Medica. Poi non sa nemmeno lei che da sabato ancora la porta non è stata sistemata. Ma quanto ci vuole per un ospedale a sistemare una porta d'ingresso di una Guardia Medica? E quel momentaneamente in Italia ha un significato che può essere un giorno, un'ora, un mese, un anno. Quel momentaneamente mi può sicuramente dare una spiegazione chi, eh, si, <ride> chi mi può dare un. Eh, il significato di questa parola, che cos'è, che cosa vuol dire? Gli stessi, eh, lo stesso personale sanitario, quel momentaneamente l'ha tradotto con sarà già stata riparata la porta della, della Guardia Medica e ha creato questo diciamo, disagio. C'erano altre persone davanti alla Guardia Medica, nessuno era di San Benedetto del Tronto c'era una mamma con una figlia e mi fa, ma come ci è arrivata quella macchina fino a qua su? Questa a piedi dalla Nazionale sono venute a piedi fino alla Guardia Medica per trovarsi un bel biglietto che momentaneamente era stata ritrasferita al Parco Europa, mi fa, ma qual è il Parco Europa, il Campo Europa? E mi faccio, signora, guardi <ride> quindi ho dovuto dare istruzioni, ho dovuto spiegare dove stiamo, dove dovevano andare e io faccio gestione sanitaria per un turista che è Turista fino al 15 di settembre per quello che riguarda l'assistenza sanitaria a San Metto del Tronto, ma il turista qua ci viene tutto l'anno, è un immigrato, è una persona che viene per lavoro, è un commerciante, è uno che viene a fare, va al palazzetto dello sport perché c'è la dimostrazione di danza, è, è il genitore che accompagna il figlio a farsi una visita. È, il turista è una persona che sta viaggiando per tantissimi motivi e lo fa tutto l'anno, lo sanno i BB lo sanno quelle strutture che rimangono aperte tutto l'anno, le strutture grandi non lo sanno quindi quello che anticipo è che se uno vuole fare destagionalizzazione deve fare attenzione ai dettagli per quello che riguarda l'accessibilità l'accessibilità è micromanagement non è macromanagement come calcolare i dati relativi a quello che può essere una migrazione o diciamo c'è una giornata di sole, quante persone sono venute a San Medito e hanno fatto il bagno, quello è macromanagement l'accoglienza è il dettaglio è quel servizio che si fa attenzione. Quella buca che praticamente è stata. Ehm, noi facciamo attenzione, noi dell'accessibilità facciamo attenzione a quella buca sulla strada, perché quella buca vuol dire che si può eh, rompere il pneumatico, può scoppiare, può creare un incidente. Quello è la gestione di una singola buca che mi può creare una serie di danni, è sicurezza di una popolazione. La stessa sicurezza che do a un turista la ricreo su tutta una popolazione locale, di residenti che poi si sentono parte di qualcosa. Come mai succede questo tra i... E riporto l'informazione del, della... Eh, e, e, ri, ri, come dico sottolineo la, 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 la parola formazione del personale perché nessuno all'interno dell'ospedale uh, dell si uh, chiede che cosa vuol dire momentaneamente trasferito perché nessuno si fa questa domanda e dice ma forse è il caso di riscriverlo un po' meglio forse è cioè perché nessuno della, del servizio sanitario, servizio destinato a un pubblico di persone che è sempre più anziano, non si fa quello scrupolo in più. Perché la persona deve essere lasciata con un gesto fuori dalla porta e poi chi se ne frega? Questo è quello che deve succedere da qui a cinque anni. Ov ovvia ovviamente questo fa, fa riferimento a, al di là della formazione ma anche a un, un taglio tipicamente di, di capacità di accoglienza, no? Ma questo non è un permetto, momento in cui possiamo parlare di accoglienza in Italia. Mi permetto di aggiungere che questo tipo di disservizio è un tipo di disservizio che potenzialmente una DMO organizzata riesce a prevenire perché eh, organizzando eh, diventando l'interfaccia dell'accoglienza anche in questa città dal punto di vista anche dell'accessibilità sicuramente sicuramente riuscirà nei, negli obiettivi più rosei a prevenire anche questo tipo di disservizio allora qualcun altro facciamo così in attesa che qualcun altro magari mediti su un'altra domanda un'altra affermazione come se ti siedi e raggiungiamo un attimo, in qualche minuto vi facciamo vedere ehm, in immagine, ma io lo, 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 lo commenterò: quelle che sono le cose che mettiamo in campo eh, dopo questa giornata. Sergio, eh. scusami se non riesco ad alzare la mano a video. Perché ah tanto... sì, sì, scusa, Daniela, vai, 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 scusa tu. <ride> non riuscivo perché sto col cellulare, perché non sono collegata col cellulare e ho un po' di difficoltà a ritrovare la manina da video. Quindi scusa se sono intervenuta così parlando, mh, insomma, uh, aprendo il microfono. Mi senti? Mi sentite? Pronto? Daniela, ti sentiamo bene, vai, vai. Ah, vai ok. Scrivere. Okay, ok, perfetto. Ehm, ok, no, volevo, allora, innanzitutto volevo ringraziare, ringraziare tutti voi, ringraziare innanzitutto ecco, il, la, il comune di San Benedetto, l'amministrazione e, e, e voi, tutta la struttura, la struttura appunto del, del, degli uffici eh, che è preposta, insomma, a, a, cioè con cui... Avete lavorato appunto a tutto questo progetto, state lavorando a tutto questo progetto, le università, eh, le università che appunto ci stanno supportando e le e, e università consulenti. E volevo ringraziarvi anche proprio per questa... Eh, carrellata su tutto il lavoro svolto e quindi con uh, mh, proprio l'esposizione di tutto quello che è emerso dal lavoro svolto nei, con i laboratori eh, per, i tre, per le tre mh, abbiamo visto noi gli tre mh, aspetti che, quindi accessibilità sostenibilità accessibilità e innovazione eh, della dmo um, ci sono in realtà mh, durante io avevo partecipato al gruppo sull'innovazione sono sono stata mh, eh, quindi molto interessata e voglio dire anche eh, ad, incuriosita e interessata ad apprendere quello che era emerso per l'accessibilità e la sostenibilità. Nel frattempo, che, che, mh, che appunto i vari eh, rappresentanti, referenti parlavano, mi sono emerse sono, non solo delle domande, ma insomma. Mh, soprattutto insomma delle considerazioni e, e devo dire cioè posso, quello che veramente mh, volevo fare i complimenti a tutti perché sono emersi tantissimi non solo spunti interessanti ma una una, un, un, una progressione eh, cioè questo lavoro sta portando veramente a dei progressi eh, dei progressi tali mh, che insomma ci Devo dire che aprono molti, eh, a mio avviso, aprono molti eh, spiragli positivi, eh, insomma, una, di, di, vedute positive verso, verso il, il futuro del turismo. Visto, ho, mh, eh, ho, ho, potuto, ho visto, ho potuto sentire persone davvero molto, molto preparate, molto competenti, le persone che sono intervenute durante eh, le giornate precedenti, le persone che sono intervenute oggi. Cioè, gli, um, quello che voglio dire è che c'è veramente, dalle, nelle, in tutti coloro che appunto eh, hanno collaborato e stanno collaborando a questo lavoro, c'è veramente quel... Eh, Quel guardare, no? quel vedere, eh, quell'avere eh, questa visione comune eh, verso un, um, uno sviluppo strategico del no turistico dei nostri territori, del nostro territorio, visto come appunto un unico territorio su cui lavorare tutti insieme. Quindi, pubblico e privato sicuramente pubblico e privato in rete anche abbiamo, abbiamo visto è stato detto con tutti quei servizi eh, tutti i vari possibili servizi che possono intervenire a, a rafforzare ehm, eh, sia al um, rafforzare e migliorare anche l'identità che ci vogliamo dare e, e personalmente condivido molto oh, quella Uh, questa identità del, di, di, per il nostro territorio come un territorio uh, del benessere. Insomma, vedere un po' questo, uh, questa, questo territorio del Piceno, del Piceno di San Benedetto, di tutti i comuni che appunto uh, i comuni, terri il territorio che uh, che grava, gravita scusate gravita intorno al Piceno, intorno a San Benedetto, come un territorio del benessere. Quindi su questo penso che dobbiamo tutti anche investire, nel senso anche coinvolgere anche tutte quelle. Grandi e piccole realtà, ci sono anche molte micro realtà che sono interessanti sotto questo pu punto di vista, perché l'ha detto prima, eh, è stato detto, no? Tutto inglobare nella rete tutti coloro che possono fare ehm, aiuto, offrire, eh, offrire l'organizzazione non solo, abbiamo detto, no, di tour, delle, esperi delle esperienze eh, enogastrono enogastronomiche, ma culturali, sportive, sportive in senso ampio perché... Dalla bicicletta, ma ci sono tante altre attività sportive eh, eh, che, possono essere, che possono essere svolte all'aria aperta. Io penso un po' a tutto quello che è anche il benessere olistico: dallo da yoga a tutte che, perché veramente nei nostri territori, dal, non solo al mare, al mare in campagna, nel verde dei nostri, eh, perfino, perfino anche nelle nostre stesse. Eh, aree archeologiche, io mh, vedo bene insomma, attività legate a, alla, a, alla riscoperta di come il verde e la natura, il contatto con la, con la natura riesce a, a, a migliorare, a, a rafforzare, insomma, a migliorare il, um, il raggiungimento di questo, di, di questo obiettivo, di questo benessere che, che effettivamente i turisti vanno sempre, certi, un certo tipo di turismo, un certo target va sempre più ricercando e, e poi ecco, mh, quindi interventi tutti molto interessanti. Quindi faccio i complimenti a tutti e, in particolare, devo dire, mi ha veramente mh, proprio per come è stato esaustivo eh, il. Uh, eh, scusate non ricordo il nome il um, um, presidente dell'associazione degli albergatori eh, di san benedetto complimenti perché veramente ha, ha trattato davvero tutti io avevo fatto parte del, del gruppo dello stesso gruppo no? quello sull'innovazione però devo dire tutti quanti tutti sono stati molto esaustivi e, e quindi insomma ci abbiamo abbiamo tanto da su cui lavorare sicuramente ci abbiamo tanto su cui lavorare in rete e grazie quindi grazie Cinzia all'assessore di San Benedetto per aver avviato il, tutto questo e a tutti gli altri scusa ho interrotto no no grazie a te Daniela per il prezioso contributo e per la passione che vediamo stai mettendo in questo nostro progetto eh, che ci vede coinvolti tutti insieme ma come diceva Sergio, questo progetto noi adesso abbiamo piantato un semino, adesso lo dobbiamo piano piano tutti insieme far germogliare e è l'inizio della fine. <ride> fine allora, dell no, io avevo detto che era, questa è la fine, la fine ma inizio. avremo un inizio. Allora, ehm, anche perché è importante che mh, come dire, vi dobbiamo come dire, eh, un'idea di, di proseguimento. No, dobbiamo farvi capire in che maniera vorremmo portare avanti il discorso. Abbiamo preparato un calendario operativo eh, che mh, vi spiegherò, spero, il più velocemente possibile. Allora, intanto, fin da subito, già noi il 29 ottobre, ci vediamo con tutti gli amministratori della rete, i, i comuni, i sette comuni, perché... Avremo altri argomenti, adesso la dico quella cosa che tu mi chiedevi di riferire, primo tra tutti però faremo, perché non tutti hanno partecipato, però faremo un report del workshop, cioè diremo agli amministratori, perché più volte è stato anche sollecitato da, dalle parti per sapere, ma la parte politica è attiva in questa vicenda? Sì, ma come dire ancora di più viene fuori il loro, loro coinvolgimento se ci stringiamo subito no? cioè a caldo ci raccontiamo le cose in quell'incontro lo dico perché molti siete presenti ma avete ricevuto già l'invito noi parleremo di due cose che ci stanno molto a cuore sono state leggermente accennate prima anche quando si parlava di raccolta di dati elaborazioni abbiamo parlato di osservatori anche post ma anche durante cioè noi siamo stati L'abbiamo accennato forse nei giorni scorsi. Noi abbiamo presentato nella, all alla fine dell'anno dell scorso un progetto eh, per farcelo finanziare col Fondo Unico Nazionale del Turismo che si occupava di finanziare infrastrutture. Noi siamo stati per le marche, gli unici che hanno presentato un progetto di infrastrutture digitali, cioè gli altri, molti altri, ma ogni, ognuno fa le sue scelte, molti altri comuni hanno fatto, non so, l'area camper, eh, il miglioramento di una ciclabile, noi abbiamo fatto un progetto che tra l'altro anche nascondendo un aspetto che era quello che non era proprio di investimento, se non investimento culturale, che era quello appunto di creare la DMO, ma dentro ci sono dei, degli investimenti, sono quasi 180 mila euro che, me, che, che prendiamo da quel fondo per farne un'attività di questo genere, che sono sui sette, sui sette comuni noi andremo a inserire dei sensori che sono in rice e trasmittenti perché sono sul territorio e faranno riferimento a un gateway per il quale noi avremo un hub che funzionerà da app web. Quel discorso che avete ascoltato prima, cioè raccogliamo dati, li possiamo analizzare, li possiamo trasformare in maniera tale che saranno um, utilizzabili in tempo reale, che andranno da. Quanta gente è in un posto in quel momento se sono troppo pochi e se fanno per dire impronta ecologica, piuttosto se c'è una concentrazione su un luogo perché c'è una particolare attenzione rispetto a un altro, ma nello stesso tempo quelle persone che sono sul posto potranno avere quelle informazioni che diceva pure Nicola, no? cioè io passo davanti al monumento, lavora, lavora. ma arriva praticamente la possibilità di andare su questa app e dire, non me lo dice Google, glielo diciamo noi, che cosa c'è in quel punto lì? È un lavoro di questo genere, quindi lavora in, come dire, in doppia faccia, no? è, è proprio un digital twin, ma è anche molto di più. E con il primo abbandono abbiamo eh, inserito in, dei fondi per avere un certo numero di sensori, poi lo accennava anche il... il L'assessore di Grottammare, abbiamo fatto un'altra domanda invece per il bando accoglienza delle marche e ci siamo riproposti per ripresentare la stessa cosa con Grottammare, perché noi non eravamo candidabili come San Benedetto, e stiamo praticamente presentando una domanda che ci è stata accettata per raddoppiare il numero dei sensori e delle sensibilità. Quindi riusciremo nel giro di poco tempo, speriamo, di poter sistemare nel rispetto totale della privacy, sistemare questi. questi diciamo, questi gateway, questi gateway che raccolgono informazioni e sensori sul territorio di questi comuni, in maniera da avere una mappatura in tempo reale. Vi dico soltanto una cosa, ehm, diciamo, minore potrebbe apparire, no? Noi, molte volte, gli operatori turistici aspettano che arrivi il momento in cui la Regione Marche dà i dati sull'affluenza turistica, no? E l'affluenza turistica da anni vengono forniti sulle presenze, cioè quanta gente dorme in questo posto. Ma quelli che non dormono, ma che vengono a San Benedetto o, un... o, a... o a Ripatranzone e magari, che ne so, invece di dormire a Ripatranzone o a San Benedetto, dormono a Marte insicuro, non fanno parte del contesto, magari hanno passato 24. 20 ore a San Benedetto e 4 perché dormono poco, mettiamola così, a Martinsicuro. Cioè, quello è un dato che noi non, 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 non captiamo. Invece, con questo sistema, noi capteremo un dato, che è un dato che raccoglie anche le informazioni su quanta gente è andata in una concessione balneare, quanta gente è entrata in un bar, in un luogo di, di, di rilevanza storica, che ne so, mo io, parlo anche, mh, io parlo anche per le cose di cui mi occupo, quanta gente passa ad esempio alla riserva Sentina e va in bicicletta piuttosto che a piedi, oppure addirittura si intromette col motorino e io quindi dopo gli faccio prendere la sanzione, però per dire, tutte queste situazioni di sto genere, quello che stavamo dicendo è appunto che noi in quel giorno faremo questo, quindi già da subito, già martedì, noi siamo già a un primo... A un primo diciamo reso conto di quello che faremo poi quello che abbiamo detto fin dall'inizio questo lavoro ha bisogno di essere raccolto e noi lo raccoglieremo ehm, per il, il lavoro che faremo con l'intelligence city challenge perché noi abbiamo da fare un local green deal e il concetto di local green deal per l'intelligence city challenge si esprime in un patto un patto che viene fuori sul turismo sostenibile. Noi a questo punto vi invieremo entro il 29 novembre un documento di intenti. Praticamente quello che abbiamo vissuto in questi tre giorni diventa un documento di intenti che ha dei propositi. Di coinvolgimento, ma che a questo è allegato il lavoro fatto, cioè il documento strategico, le linee guida che avete visto. Noi riferiremo e svilupperemo tutto quello che è emerso dal da laboratori, non quello che fa parte della nostra valutazione o della nostra, diciamo, um, deviazione verso uh, elementi troppo tecnici. No, sono quelli che. In un'azione di progettazione partecipata come quella che abbiamo fatto noi, sono emersi e il documento strategico sarà la elaborazione di quello che avete visto oggi, che avete ascoltato oggi, da un punto di vista narrativo, da parte dei portavoce e da quello che viene fuori, da quello che avete detto. In 29 avremo questo, vi daremo 15, 15 giorni di tempo, la mettiamo così, perché poi ci vediamo in comune a San Benedetto, dove quel documento di intenti diventa un documento che vi inviteremo a venire per firmarlo cioè per sottoscriverlo è una sottoscrizione volontaria quindi assolutamente libera nella partecipazione ma nella serie se non vi vedo vi vengo a prendere a casa scusate la dico in questo modo perché sarebbe come dire vanificare un lavoro che avete fatto voi e non noi se non per quanto ci riguarda noi l'abbiamo soltanto sistematizzato e, e questo abbiamo. Questo però dà la possibilità, perché documento di intenti e documento strategico sono lunghe linee, mi rifaccio a quello che diceva Nicola, ci sono delle cose che magari adesso non le vediamo, però le potremmo vedere. Quello che possiamo vedere, cioè all'interno di questo perimetro del documento strategico, andremo con due riunioni che faremo, una il 24 di gennaio e una il 7 di febbraio, andremo a costituire... Da quel documento strategico faremo un piano d'azione. Il piano d'azione è quello che va, praticamente sarà il primo contenitore delle dell attività che faremo come DMO. Quindi il 24 e il 7 saranno due attività, il piano d'azione fondamentale. Poi siccome abbiamo capito già dall'altra volta, dai discorsi sono stati fatti, che non può essere ehm, esaustiva l'illustrazione che abbiamo dato sulla DMO con eh, Luca D'Angelo, questi incontri così, noi... Pre in questi due incontri costruiremo e segnaleremo un percorso di formazione, adesso si chiama capacity building l'abbiamo scritto così perché comunque sia è un po' diverso dalla mera formazione il capacity building è anche un chiamarsi a un coinvolgimento è anche un'interazione tra le persone che hanno esperienze diverse no? abbiamo sentito il signore che si occupa di, di, di un certo tipo di, di ambito e ci racconta una cosa che poi magari è un'informazione un che ci serve per rielaborarla ognuno di noi, quindi faremo faremo due riunioni sul piano d'azione e la programmazione del capacity building, il 24 e il 7. A marzo ci rivediamo perché sottoscriviamo un accordo di collaborazione, cioè il piano d'azione ci dice non soltanto cosa vogliamo fare, ma anche chi lo può fare e in quello scriveremo pure con quali strumenti finanziari si possono fare. Ovviamente il primo punto, questo lo possiamo già dire fin da adesso, il primo punto del piano d'azione è costituire la DMO cioè costituire la prima DMO e creare, a questo punto cercheremo con la politica di, di ragionare tutti noi insieme, creare l'Agenzia di Sviluppo del Turismo del Piceno. Quindi aprirla ai sette comuni ma pronti ad allargarla a tutti i comuni del Piceno. Questo è il percorso che noi vi stiamo dicendo come calendario operativo. Poi gli incidenti di percorso ci saranno, le deviazioni e altre cose. Mauro vuole aggiungere una cosa. Questo è per raccontarvi il calendario che vi proponiamo. È un'agenda per l'immediato futuro, non per un futuro remoto. Aggiungo, aggiungo una cosa. Eh, ovviamente le date eh, sono suscettibili. Cercheremo di mantenere eh, gli impegni che sono riportati in questo calendario a livello di date. Cercheremo tutti di mantenerli. Eh, confidiamo ecco, appunto nella vostra partecipazione, anzi, eh, nell'allargare la partecipazione anche a coloro i quali magari eh, a questo ciclo di incontri non sono intervenuti, che però eh, può potranno mostrare ed intervenire, mostrare interesse perché in tanti hanno detto ok, ma poi come prosegue possiamo venire ad altri appuntamenti? Sì, ci saranno altri appuntamenti eh, più o meno sul, eh, sullo stile di questo e eh, tutti questi appuntamenti, eh, la redazione dei documenti strategici, eccetera, sarà frutto di uno studio che viene portato avanti dall'Università degli Studi di Urbino e dall'Università Politecnica delle Marche che scenderanno in campo, eh, diciamo, in un percorso coerente che è iniziato prima su San Benedetto e poi allargandolo necessariamente a tutto il territorio. Abbiamo, come diceva Sergio, abbiamo colto l'opportunità che il Fondo Unico Nazionale del Ministero del Turismo ci ha messo a disposizione. Per attrarre delle risorse e creare una prima rete di comuni. Ovviamente, questa eh, prima rete di comuni che lavorerà, che sta già lavorando, che ha intercettato le risorse e ha già impegnato le proprie risorse, perché gli enti locali hanno già impegnato le proprie risorse per la realizzazione di questo progetto, eh, saranno il nucleo iniziale di quella che potenzialmente potrà diventare un'agenzia di sviluppo del turismo di questo territorio ampliata che a... di fatto applica la DMO cioè esatto. l'agenzia sarà lo strumento per applicarla cioè sarà la parte diciamo societaria non ci teniamo lontanissime parola consorzio se non altro per scaramanzia oltre per non eh, rimuovere qualche credo, qualche vecchio ricordo eh, terribile eh, però voglio dire l'agenzia di sviluppo del turismo locale che chiaramente è sarà, come dire, partecipata ma anche accogliente, nel senso che altri territori, altri soggetti, altri elementi... Eh... Però parte da questo il discorso che faceva Mauro dicendo che abbiamo due fondi, ma i due fondi sono finanziati per quello che noi faremo dal, dal Ministero e dalla regione al 50%. Cioè significa che l'altro 50% questi comuni ovviamente ci siamo dati una distribuzione del tipo, eh, dividiamo la fetta da, la fetta da aggiungere da per popolazione. Quindi è chiaro che il è quello che ci mette di più. Ma ben venga il fatto che anche è una dimostrazione di eh, che stiamo facendo, una dimostrazione di, che ci, ci siamo pronti a, co ad a coinvolgere, perché è chiaro che se San Benedetto mette di più, però non è che i costi sono eh, divisi per popolazione, è un investimento che facciamo, abbiamo trovato un criterio che sarebbe che sembrava come dire, quantitativo, ma in realtà è anche di fiducia nei confronti di altri comuni, no? l'abbiamo sempre detto, tutti pensano che eh, chi sa sulla costa fa turismo e gli altri si prendono le briciole, no, in questo caso facciamo un ragionamento diverso vi cito solo un aspetto perché poi è chiaro che ci sono delle cose che vanno modificate con i fatti quando abbiamo cominciato a raccogliere le adesioni economiche dei singoli comuni un comune cioè una collega di un comune quindi a parte tecnica ci ha detto sì ma noi dobbiamo prendere questi soldi ma da noi non ci viene nessuno a fare turismo io mi sono sentito di rispondere di getto così oggi ma se domani mattina io faccio una rete non dico che tutti quelli che vengono a San Benedetto poi vanno al comune X, ma se oggi ci vengono due, anche se fosse che domani ne vengono dieci, tu hai, hai quinduplicato le presenze nel tu nella tua città. Poi quelli magari escono da te e vanno com nel comune a fianco e via discorrendo. Cioè il concetto di rete è rete, cioè, è, voglio dire, è proprio network, cioè lavoriamo... Per fare rete e sviluppiamo la rete. Questo passaggio, questo concetto sembra che sia passato, perché poi quei 2.000-3.000 euro che devono mettere l'hanno cacciati, Noi parliamo di altre cive per San Benedetto. Però è questo il concetto: cioè che noi investiamo non è ripatranzone, Stefano. Non era un esempio su ripatranzone. Eh, 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 è tutta sola. Eh. Esatto, esatto, no, no, no. Ma, ma allora quello che sta parlando è il presidente del consiglio comunale di Ripatranzone, quindi è persona, persona chiamata in causa nella vicenda, non, non per l'esempio che ho fatto io, come comune minore in termini di, popola... di popolazione di popolazione. Quindi poi, io, poi... scusami, per chiudere, ci tenevo a ringraziare eh, le due università. Eccola, è arrivata. Allora, in questo momento... Allora, noi stiamo partendo... Ovviamente Gabriele lo sai benissimo, cioè da qualche parte bisogna iniziare, no? Allora, l'idea di essere noi sette comuni, perché per esempio la dico senza fronzoli, noi lamentiamo una grande assenza in questo territorio, perché in un modo o in un altro né nel primo né nel secondo caso ho potuto partecipare, che è il Comune di Monteprandone. Ma contiamo ovviamente ogni volta. Ogni è la finestra. Ogni, ogni po', diciamo. diciamo che uno di quelli che ci guarda per capire quello che facciamo, poi magari entrerà. Ma noi ogni volta insisteremo a dirlo. Non tanto perché vogliamo includere Monteprandone e poi ci chiudiamo, no? Come dire, facciamo a media in maniera medievale, facciamo la cinta muraria e finisce lì? No, questo è il momento in cui abbiamo fatto un'autoconvocazione. Monteprandono non ha risposto, gli altri hanno risposto. Anzi, dirò di più, Stefano. Quando siamo, abbiamo fatto l'incontro ci ha detto, ma perché Massignano no? E abbiamo chiamato Massignano. Massignano ha risposto di sì. Quindi diciamo, è stata? è stata come dire un lavorare con un tam tam, cioè abbiamo fatto un, un primo suono noi e qualcun altro l'ha riverberato, no? E quindi diciamo, abbiamo aggiunto Massignano, un comune piccolissimo, però voglio dire, ha un suo significato. L'idea è diciamo... quella che abbiamo noi, è quella di cominciare con un primo nucleo e poi, come dicevo prima, aggregare altri. In questo momento non vi possiamo... Cioè, ve lo posso anche accennare. Noi stiamo aspettando che il Comune di Ascoli Piceno ci chiami su un progetto dove noi siamo stati coinvolti e dove ci sono già dei fondi assegnati, perché dovremmo cominciare a lavorare su un'idea che loro hanno sviluppato su nostra richiesta. Cioè San Benedetto, a questo, al tavolo con Ascoli ha dialogato per dire scusatemi, eh, facciamo eh, territorio no? eh, e ci dimentichiamo di parlare di DMO? E, e alla fine ma no sai perché volevano meglio capire perché forse non avevano tutte le idee chiare perché voi sapete che Ascoli è eh, due anni fa ha fatto un, un grande movimento legato ad Ascoli e Piceno per la, per, eh, per la candidatura a, a città della cultura italiana dopodiché ha fatto delle cose anche molto buone però persa quella candidatura le cose si sono fermate e allora abbiamo detto scusatemi ma non è che si corre soltanto quando c'è la gara, bisogna anche, non so, correre anche in libertà o anche per allenarsi per una futura gara, ma anche una gara tra di noi, mettiamola così, non per forza sulle città, la cultura o che ne so, altri elementi. Loro hanno accettato questa cosa. Aspettiamo probabilmente per gennaio o febbraio, già quando faremo i successivi incontri, avremo un aggiornamento. E probabilmente su quell'aggiornamento, quantomeno, potremo contare su l'integrazione di Montebrandone e di tutti i comuni della Vallata del Tronto fino ad Ascoli Piceno quindi per elencarli Spinetoli, Colli del Tronto, Castorano eh, Castel di Lama, eh, Folignano e quindi Ascoli ovviamente ma Offida è un altro aspetta, tema allora, Ufida, aspetta questo... vado per gradi vado per gradi off, gli Offidani qui si ribellano ovviamente sempre e comunque Guarda, se tu ci fai da sponda, l'abbiamo fatto adesso l'esempio, Stefano ha detto perché non Massignano, lui ha chiamato Massignano e Massignano è entrato, tu vuoi parlare con Offida, ci mancherebbe, qui c'è un assessore, eh. sì, Assolutamente. Allora, ma tu, noi stiamo, come dire, ehm, siamo pronti non per catalizzare gli altri comuni, ma per integrare gli altri comuni, che è un discorso completamente diverso e ci fa piacere. È chiaro che... Avendo fatto gli inviti a tutti quanti quei comuni, anche quelli lì, e magari l'hanno vista un po' lontana come ipotesi, è chiaro che noi siamo pronti a raccontargli dei fatti, delle realtà, che poi stanno in evoluzione. Quindi, nel momento in cui entrano, non è che devono correre per prendere il treno. Noi andiamo al passo nostro: basta che, se li vediamo che stanno sulla pensilina e vogliono salire, noi ci fermiamo, li facciamo salire e ripartiamo. Eh, passatemi questa immagine, eh... Per rispondere comunque a Gabriele, il perché è stato solo veramente come eh, ha detto Sergio: cioè, noi eh, abbiamo scelto di partire da un nucleo di comuni che eh, appartenessero a quel bacino territoriale che fanno riferimento alla costa picena e al primo entroterra, la prima cinta, perché ovviamente partire con questo percorso sperando da subito di includere i, potenzialmente i 33 comuni della provincia sarebbe stato un percorso eh, molto più impegnativo. Quindi abbiamo scelto di partire da questo nucleo che praticamente ha aggregato tutti i comuni, ecco, Montebrandone ci sta guardando, abbiamo continua un'interlocuzione ma potenzialmente da partire da qui per aprirci a tutti. Ecco, questo è stato il percorso. È una chiave... Dici limitata? Ma questo per... è rilevante. Appunto, appu eh, l'obiettivo è questo, l'obiettivo è questo e l'obiettivo è che la chiave per trainare anche gli altri è sia è uh, questa sinergia che si crea grazie a voi che siete qui. Perché se no rimane tutto un mero discorso politico, invece no, cioè uh, il traino vero deve essere la vostra presenza. E la nostra collaborazione in un unico gruppo e in un'unità un di intenti svegliamo un una, una carta. Allora, noi abbiamo fatto un ordine del giorno per il 28 29 di ottobre per parlare con gli amministratori dei comuni della sette Rete. Però, dentro al report, noi ci mettiamo una cosa che è emersa qui, ma la sapevamo nel senso che era intuibile. Ai comuni diremo. Amici miei, se siamo d'accordo su, su questo lavoro, allora ognuno, come ha fatto, e torno di nuovo a citare Stefano, come ha fatto Stefano con Massignano, domani mattina che arrivi in Monzampolo e chiami Monteprandone, che arrivi a Acquaviva e parli con Spinetoli, cioè è, offida, offida, no? Allora, è un passaggio che dobbiamo fare in questa maniera, cioè nel mondo del digitale noi comunichiamo con eh, il reale con l'analogico, cioè col proprio oh amico mio, ma quando vieni all'incontro e ti spieghiamo una cosa, è un po' così, mettiamola in questo modo. Ehm, C'erano altre domande? Allora c'è l'assessore. Semplicemente dicevo questo: che noi comunque abbiamo iniziato da un fulcro che poi si estenderà. La nostra aspettativa e la prospettiva è proprio quella dell'estensione. Come diceva Mauro, è chiaro che se gli altri saranno attratti da qualcosa di, di positivo, di, di nuovo, di innovativo, è chiaro che poi si integreranno con noi. E però non si poteva iniziare chiaramente. Un attimo, solo che c'è una domanda. È una domanda? Sì, salve Massimo Scendoni, da turistica. Volevo sapere se la formula aggregativa della DMO era eh, no profit e qual è la, la percentuale di aggregazione pubblica rispetto a quella privata. Una domanda che. Me la sarei anche aspettata. Per cui do mezza risposta. In realtà dobbiamo aspettare anche per capire in quanti siamo. No? Allora, se dovessimo rimandarci a, alla, alla, diciamo, alla normativa nazionale, eh, dovremmo parlare di una, di una società pubblico-privata. Ma in questo momento dobbiamo. Fare qualche approfondimento in più perché la, la ehm, le caratteristiche della normativa riguardo alle organizzazioni, eh, società, che esse siano eh, pubblico-private, prevede, eh, secondo la, la, la legge Madia, che il 33% sia privato e il resto pubblico. Ora, però, non è detto che debba essere per forza così, perché io conosco esperienze fatte con un'altra tipologia di approccio dove ehm, le, le componenti possono essere anche paritetiche, cioè nel senso che possono essere pure, che ne so, individuiamo tre componenti specifiche, no? il pubblico, eh, gli addetti, facciamo un esempio proprio rilevante qui, allora c'è cioè, questa è attività turistica, quindi a un certo punto c'è cioè, il pubblico perché ha come attività da sviluppare ehm, il turismo, cioè ce l'ha proprio come, ehm, c'è un assessore, un, 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 ogni comune ha mette il turismo come elemento di delega di attività, no? Poi dopo ci sono gli operatori turistici, che sono una componente, poi dopo c'è la società civile, che potrebbero essere l'associazionismo, le guide, noi potremmo pure organizzarci dicendo, facciamo un'operazione dove 33, 33, 33, 40, 30, 30, la dico così, e viene fuori un, un organismo dove... Queste componenti sono rappresentanti in questa percentuale, perché magari lo scriviamo nell'atto di costituzione e diciamo dobbiamo mantenere questo equilibrio dove nessuna delle, delle componenti può prevalere sull'altra in termini di maggioranza assoluta. Quindi parliamo di no, 40-30-30, non c'è maggioranza assoluta. No? Oh. Quindi questa è una risposta che te la, do, cioè, la do a tutti ehm, chiaramente da verificare poi nel momento in cui. Cercheremo Scusa. di sviluppare tutto. Però adesso. Però, eh, anche sì. per dare un contributo sull'argomento, c'è cioè il professor Temperini. No, per essere ridondante, ma è assolutamente così. Quindi ci sono i modelli di governance e di gestione di questi diciamo, organismi? Ce ne sono, ecco. Quindi va, va costruito ogni territorio alle sue specificità. Le sue caratteristiche, quindi è una cosa che va costruita insieme. Questo è importante: che ci sia una forza nella visione, una forte visione e questa volontà eh, degli attori locali. Poi, ovviamente, come dicevi tu, va costruito. Quindi, è un passaggio che vedremo nel percorso. Perfetto, no, dicevo appunto, eh, so parzialmente soddisfatto perché la finale non ce l'abbiamo, penso... Bene, grazie. Allora, noi abbiamo detto, se non ci sono altre domande, che avremmo fatto un'operazione di questo genere. Allora, intanto è rimasto il calendario, così magari mentalmente ve lo, ve lo guardate e avremo, come vedete, anche occasione di rivederci prima della fine dell'anno. Se volete, senza obblighi... Sono rimasti praticamente, l'avevamo detto quando Stefano ancora non era arrivato, che c'erano, dopo ti abbiamo salutato, che c'era la possibilità ovviamente, perché no, sembra veramente che Sammetto governa, ma Daniela ha parlato, prima ancora aveva parlato anche Lorenzo Rossi, se c'è un saluto, un auspicio da parte dell'assessore Spaccasassi e del, del presidente del Consiglio Comunale di Ripatranzone. Signor Spaccasassi, comune di Acquaviva, venite qua magari, se vi va, se no guarda Mauro vi porta il microfono. Allora facciamo prima lei, no? Ovviamente no. E con questi due saluti, poi due minuti, io posso anche eh, dirla così: con questi due interventi due saluti, ci salutiamo nel senso che ci diamo appuntamento per uh, le prossime date. Grazie, grazie tante. Um, io farei, scusatemi, faccio una cosa: sembrerebbe quasi auto-referenziale. Auto, Vuoi farlo tu? Fallo tu bene. Anche Pro. sì, si sente. Ok, eh, mi unisco anch'io a tutti i ringraziamenti fatti perché comunque è stato detto di tutto. Ringrazio Mauro Alfonsi e, e il dottor Troiani, ringrazio l'assessore e l'amministrazione. Acquaviva come ha ricevuto... Appena ricevuto l'invito per il primo tavolo di lavoro eh, non si è tirata indietro, anzi ha capito subito l'importanza di esserci. Quindi per noi il progetto va avanti e, anche con soddisfazione perché questi tavoli sono stati molto utili. Eh, capisco insomma le, tutte le, le problematiche che comunque incontreremo. Eh, se penso al mio territorio penso sì, eh, abbiamo vinto un bando, stiamo realizzando il gaming tour, eh, Nicola. Quindi, però torno nel mio paese e purtroppo vedo che in fortezza un ragazzo in, in carrozzina non ci può entrare. Però all'interno abbiamo la possibilità di avere un disegno tattile per i non vedenti. Quindi c'è molto da fare e questo qui, la, la, DMM, la DMO è sicuramente è stimolante, quindi cercheremo sempre di, di stare al passo con i tempi. Grazie. 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 Grazie mille, allora buon pomeriggio a tutti. Stefano Fraticelli, presidente del consiglio comunale di Ripatranzone. Come ha detto Sergio, eh, noi abbiamo risposto molto positivamente a questo invito. E quindi ringrazio in primis eh, l'assessore Cinzia Campanelli, lo staff del comune di San Benedetto del Tronto. Ecco, ehm, la mia collega Marianna eh, ha citato un tema molto importante. Infatti, il tema dell'accessibilità, soprattutto quando si parla di borghi, è un tema estremamente forte. I borghi danno il meglio, spesso questo meglio va in contrasto a volte con le tematiche dell'accessibilità, quindi il lavoro che i comuni e le amministrazioni comunali devono fare in tal senso è estremamente elevato. Eh, io mi sono segnato veramente quattro punti perché mi piace molto il modello dell'elenco puntato no? e quindi ringrazio anche tutti coloro che hanno lavorato. Allora intanto un tema, quello della conoscenza del nostro territorio, eh, perché se vogliamo fare una DMO dobbiamo passare per un concetto imprescindibile, ovvero tutti gli operatori del settore devono essere consapevoli del patrimonio del nostro territorio. Sto dicendo una sciocchezza? Eh, io la ripeto quotidianamente perché probabilmente eh, ancora c'è poca consapevolezza del patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico eh, e umano del nostro territorio e questo ci spinge verso una proposizione a ribasso. Quindi se vogliamo fare una DMO dobbiamo... Puntare in alto, dobbiamo puntare verso una crescita di questa consapevolezza e devono farlo necessariamente le amministrazioni comunali di concerto con eh, gli operatori privati, che eh, ringraziamo perché in questo momento storico nel nostro territorio stanno dicendo eh, moltissimo. Quindi, questa conoscenza va a contrastare un fatto che è quello della polarizzazione no? della eh, presenza turistica nel nostro territorio, che eh, passa necessariamente, ma sotto certi aspetti, positivamente per la visita di alcune, cioè per l'esperienza turistica. In alcune città nevralgiche, in alcune località nevralgiche, però sappiamo benissimo noi che viviamo in questo territorio che questo patrimonio è veramente diffuso e quindi quella micro percentuale che è presente nel borgo X piuttosto che nella località Y è importante, può essere. Può come dire, rappresentare un cosiddetto marginal gain, cioè quel margine che può darci un valore. Eh, sicuramente la, la targetizzazione, ma anche la strategia di lungo termine, prima sentivo il, il contrasto fra micro e macro management, le amministrazioni comunali devono essere brave a segregare queste due sfere affinché... Una sfera, non zavorri l'altra. Nelle piccole amministrazioni comunali, prima citavamo il fatto delle risorse, no? qualche migliaio di euro per una realtà di 4.500 abitanti non sono pochi. Questo lo dico perché sembrano sciocchezze, ma in realtà sono molti. Lo facciamo volentieri. Spesso chiaramente l'amministratore competente deve contrastare l'altro. Diciamo il collega che magari pensa a altre tematiche che sono altresì importanti come quella del territorio. Concludo con un tema che è quello del campanilismo. L'Italia è il paese del campanilismo. L'Italia deve essere il paese dei campanili dove. I campanili rappresentano le identità che devono rappresentare a loro volta i valori, i pilastri su cui si poggiano queste iniziative. Quindi noi ci siamo, eh, abbiamo voglia di collaborare e soprattutto abbiamo voglia di confrontarci con gli operatori del settore perché eh, ne sanno molto e sanno veramente dare moltissimo al nostro territorio. Quindi grazie mille al Comune di San Benedetto del Tronto perché in questo frangente sta facendo da nave scuola. Grazie. Grazie Stefano, grazie mille. Eh... Penso che possiamo chiudere qui il saluto dell'assessore. Sì, io innanzitutto ringra ringrazio i portavoci dei gruppi per eh, quanto ci hanno esposto riguardo al lavoro che gruppo per gruppo eh, la scorsa settimana hanno portato avanti. Poi c'è stato un lavoro sicuramente no? dentro quei contenuti. Consentitemi di ringraziare. Eh, il direttore dell'ufficio eh, turismo, Mauro Alfonsi, il dottor Trevisani, per un lavoro che loro fanno, che spesso è, in, è, è invisibile questo lavoro, perché forse si vedrà vo voi un pochino, ecco, in questi tavoli avete avuto modo di, di verificarlo, ma magari spesso non è eh, percepibile perché specialmente nel mio mondo si vede quello che è plateale ma quello che si eh, magari in maniera silenziosa e umile si porta avanti per gettare le basi per, qualco per qualcosa che ha un respiro più ampio verso un futuro, mi viene da dire, è un lavoro che spesso non, non viene proprio apprezzato appieno e quindi li voglio ringraziare. Ringrazio il professor Temperini, il professor Guido Capanna-Pichet, ciascuno di voi e continuiamo così ad andare avanti insieme e crediamoci, ecco questo mi viene da dire, quindi un applauso a... Grazie a voi, grazie a tutti voi per essere per aver partecipato. Ci vediamo presto, non perdiamoci di vista. Ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie Mauro Sergio Cin